E bentornati alla puntata numero 32 di Crime & Comedy, come sempre con voi la quasi neo-diciottenne, perché domani è il suo compleanno, Clara Campi. Ciao. Ciao a tutti, è vero, il 20 settembre per chi magari ci sta ascoltando, esatto, in altri momenti, e poi qui c'è chiaramente come sempre Marco Champier. Sì, l'uomo più raffreddato del nord Italia, l'unico che riesce a prendere il raffreddore d'estate, e oggi completiamo le vicende di Charles Manson, della sua family, con le stragi Tate la Bianca e tutti i processi, tutto quello che è venuto fuori dopo. Allora, prima di cominciare subito a buttarci nelle stragi della famiglia Manson, facciamo un piccolo recap se qualcuno non avesse visto o avesse saltato la puntata, l'altra puntata. Anche... Sì. Beh, sì, però ascoltate prima quella se non l'avete ascoltata. Sì. È un po' lunga, si dilunga magari un po' troppo nell'infanzia di Charlie, ma secondo me era utile andare a scavare in una parte della sua vita che viene spesso ignorata. Esatto. E appunto cominciamo da lì, nel senso che Charlie ha avuto un'infanzia e un'adolescenza abbastanza frustranti, cioè mollato da solo, si butta subito nel crimine, passa praticamente tutta la sua vita fino al 67 a fare fuori e dentro dal carcere, più dentro che fuori, e appunto nel 67 si trova buttato così in mezzo al mondo con $35 in tasca e scopre di avere, diciamo, un certo ascendente su quelli che sono i ragazzi del 67, no? Del 67, del 68, e praticamente comincia a riunire queste ragazze, no? La prima è Mary Brunner, poi arriveranno tutte le altre, quelle famose, appunto Susan Atkins, Leslie Van Houten, Squeaky Frommy, Lynette Squeaky Frommy, eccetera, e praticamente per tutto il 67 vagano in giro per la California su questo autobus nero con su scritto Hollywood Production e appunto raccogliendo membri di questa neonata famiglia, ok? Nel marzo del 68, questa cosa la dico perché poi tornerà, praticamente soggiornano un paio di settimane a casa di un certo Errol True, che praticamente abita in Waverly Drive al 3267 di Waverly Drive, e questa cosa la ricorderò dopo. Sì. Comunque, oltre alle ragazze, ovviamente entrano anche degli uomini. Uno di questi è Bruce Davis, che tra la fine del 68 e l'inizio del 69 verrà mandato da Charlie in Inghilterra, a Londra, per ufficialmente vedere cosa fa Scientology, no? Ufficiosamente per prendere contatto con due fuoriuscite appunto da Scientology che hanno fondato questa setta esoterica, satanica, che sta prendendo piede in California appunto nel 68-69, e pare che sia la stessa setta a cui poi aderirà anche il figlio di Sam, che citano velocemente nel documentario su Netflix sul figlio di Sam, se l'avete visto, e citano appunto Manson. Ecco, questa è la setta che non si sa esattamente come si chiama, non si sa chi sono esattamente i membri, però pare che sia dietro a particolare, cioè nel senso a un sacco di eventi, tra cui uno che è abbastanza misterioso. Praticamente pare che a casa di Mama Cass, che era una cantante degli anni 60, una sera un tizio di colore, uno spacciatore, venga punito e quindi malmenato, frustato e violentato di fronte a 25 tra attori e cantanti famosi della Hollywood. Bene, ovviamente. Mi sembra giusto. Ovviamente, e pare che ci fossero appunto alcuni membri di questa famosa setta satanica. E appunto siamo nel 69 più o meno, adesso Manson si è stabilito con la famiglia definitivamente, quasi definitivamente, allo Spawn Ranch, e praticamente durante appunto l'estate del 69, perché in realtà loro, cioè Manson fa vagare la famiglia attraverso la California e poi anche nella Death Valley, così come poi sono stati anche a Canuga Park nella San Fernando Valley,
dove in questa casa gialla Terry Melcher gli ha tirato un bidone. Tra l'altro, a casa gialla Manson l'aveva soprannominata Yellow Submarine. Eh beh, certo, perché i Beatles sono coloro che ci danno i messaggi per prevedere il futuro. Esatto, esatto. E praticamente Manson nella sezione del 69 allo Spawn Ranch tira fuori la cosa del farsi di paura, ossia drogarsi di paura. Che cos'è questa cosa qua? Praticamente è un'idea che gli è venuta quando erano nella Death Valley, al Barker's Ranch, e lui ha visto questo sciacallo. I coyote, no? Uh-huh. E praticamente lui dice che i membri, no? Le donne soprattutto, dovevano vestirsi di nero, entrare nelle case dei ricchi e mettergli a soqquadro la casa, possibilmente anche rubando soldi e carte di credito, no? Uh-huh. E questa cosa qui la chiamavano anche sciacallaggio, cioè loro dicevano andiamo a fare sciacallaggio. Uh-huh. E praticamente facevano questa roba qua. Infatti, com'è che viveva la famiglia? Viveva così, rubando macchine, carte di credito, spacciando droga e praticamente andando fuori dai supermercati, dai ristoranti a raccattare le cose che buttavano via, no? I rimasugli, anche se Manson pretendeva che fossero tutti vegetariani. Il fatto è che non tutti erano vegetariani, quindi qualcuno ogni tanto scappava e andava nei diner a mangiarsi le bistecche di nascosto da Manson, visto che erano sempre comunque in giro. E appunto arriviamo al 20 luglio del 69, quando praticamente c'è questo Mark Watts che viene trovato vicino, cioè abbastanza vicino allo Spawn Ranch, cioè vicino si intende poche miglia, no? Mm-hmm. Vicino appunto allo Spawn Ranch, investito più volte da una macchina. Poco tempo dopo salta fuori il corpo di una ragazza, che non verrà mai riconosciuta, che si chiama Jane Doe 40, viene chiamata Jane Doe 44. Allora, sia il fratello di Mark Watts si reca poi allo Spawn Ranch cercando appunto Manson per accusarlo dell'omicidio del fratello. Uh-huh. In realtà perché sapeva che frequentava comunque la famiglia. In realtà Manson alla fine non gli succede niente, perché lo viene mandato via. E quindi il fratello di Mark Waltz non riesce a cavare un ragno dal buco con Manson. E anche questa Jane Doe, ovviamente ci sono solo i resti, ci sono i vestiti, qualcuno sembra averla vista allo Spawn Ranch, cioè sembra aver visto una ragazza vestita come questa Jane Doe allo Spawn Ranch. Questo qua succede nel luglio, in realtà nel marzo, quando erano, perché poi questa cosa ritornerà, praticamente quando erano nella Death Valley al Barker's Ranch, uh-huh, lì vicino arriva un altro scientologista, diciamo un altro di Scientology, un certo Paul Crockett, che fa il cercatore d'oro e riesce a intortare su praticamente due membri di Manson, che sono Paul Watkins e Preston Brooks, e dopo un po' glieli porterà via. Uh-huh. E Manson lì comincerà a sospettare, cioè comincerà la paranoia dei transfughi della famiglia. Sì, okay. Che tra l'altro lui usa le metodologie di Scientology, che erano simili a quelle che usava Manson, perché l'abbiamo detto nella puntata scorsa. Esatto. Si era documentato, però le usa contro Manson, cioè praticamente li deprogramma. Sì, esatto, li deprogramma. E tra l'altro questo Paul Crockett, come si dice, il cercatore d'oro di Scientology, darà una grossa mano poi alla polizia per catturare Manson, uh-huh, insieme appunto a Paul Watkins, che era un membro della famiglia che poi appunto se n'è andato con questo qua. E sempre nel marzo Manson, praticamente qualcuno della famiglia rapisce una ragazza di 17 anni, cioè comunque la tira dentro per portarla a una festa, uh-huh, e Manson la violenta in una macchina, poi questa ragazza qua praticamente riuscirà a farsi dare uno strappo per andare a prendere le sigarette, tra virgolette, e riuscirà a scappare. La famiglia non denuncerà mai. Uh-huh. E questa cosa qui ovviamente salverà ancora Manson dalla galera. E praticamente poi appunto a maggio torna tutta la famiglia, si ritrasferisce allo Spawn Ranch, perché comunque nel deserto faceva caldo. E c'è questa cosa qua del... C'è questo fatto che Manson pare si rechi al 10.050 di Cielo Drive in cerca di Terry Melcher, che avrebbe dovuto produrlo, e non trovi nessuno, cioè non trovi Terry Melcher, pare che veda Sharon Tate. Sì. Comunque Rudy Altobelli, che era il proprietario della casa, lo manda via, gli dice che Melcher abitava a Malibu. Esatto. Ok, esatto.
E poi appunto da lì Manson ferisce un lozzapoppa, praticamente Bernard Crowe, uno spacciatore di colore a cui Tex aveva rubato dei soldi, eccetera, viene fuori un macello appunto, e pare che muoia una pantera nera la stessa notte. Una delle pantere, cioè, nel senso, uno del... Sì, non l'animale, cioè sì, un membro del gruppo radicale delle pantere nere. Dei Black Panthers. E Manson è convinto di aver ucciso una pantera nera. In realtà questo Crowe è sopravvissuto e... E non era una pantera nera, tra l'altro. E non era una pantera nera. E quindi scatta questa, come si dice, follia di Manson, che praticamente i neri, le pantere nere, eccetera, lo vogliono far fuori. E tutta la famiglia allo Span Ranch entra in una paranoia nera. Mm-hmm. Cioè, nera non nel senso... Beh, un po' sì, però. Comunque sì, una paranoia che comunque è esasperata sempre dall'utilizzo di questo famoso LSD e delle tisane, certo, di belladonna e qualsiasi tipo di allucinogeni. Cioè, infatti, ad esempio, una delle cose che faceva Manson era queste, a parte le orge, queste riunioni, diciamo, lisergiche, in cui tutti prendevano l'SD, tranne Manson, che così poteva controllare la situazione, e gli faceva fare delle cose allucinanti, appunto, a parte le orge, ma anche i balli con i coltelli, in cui loro si mettevano in cerchio e praticamente cominciavano a cantare e ballare, e poi menavano coltellate un po' all'aria, un po' agli alberi, un po' tra di loro. Sì, così. E poi Manson gli piaceva fare il lanciatore di coltelli, e per miracolo non ha beccato mai nessuna delle sue ragazze, però tipo gli lanciava i coltelli intorno, per fortuna aveva una buona mira. Sì. Però giustamente Manson, quando faceva queste cose, non prendeva dell'LSD, oppure a volte prendeva una dose molto inferiore rispetto a quella degli altri, ma faceva credere agli altri di aver preso lo stesso quantitativo di LSD, così che gli altri dicevano: wow, lui guarda com'è in controllo anche durante il trip. Invece non lo stava facendo il trip, cioè. Esatto, sì, è sempre stato molto, molto furbo. Poi comunque lui applicava questa tecnica a chiunque gli dava contro, che era allora o mi uccidi tu o ti uccido io, e lui dava il coltello in mano a quello con cui stava litigando e gli diceva: uccidimi. E questo qua ovviamente nessuno si sarebbe messo lì ad accoltellare uno che ci aveva 50 seguaci pronti a vendicarlo. Gli ridava il coltello e Manson diceva: ecco, adesso la tua vita è mia, perché non mi hai ucciso tu, allora posso ucciderti io, e la tua vita adesso appartiene a me. Cose così. E comunque, appunto, in questa paranoia, Manson vuole trasferire tutti nella Death Valley per cercare il pozzo del diavolo, in cui si sarebbero l'abisso senza fondo, in cui si sarebbero nascosti in attesa che i neri avessero preso il dominio per poi dominarli dopo 1000 anni. E quindi ha bisogno di soldi per le dune buggy, perché raggiungere il Berker's Ranch era, passatemi il termine, un cazzo di casino, perché comunque fondevano macchine, si rompevano, era impossibile con delle macchine normali, quindi avevano bisogno delle dune buggy, avevano bisogno di viveri e avevano bisogno di carburante, e quindi avevano bisogno di soldi. Va bene rubare le carte di credito, va bene rubare in casa dei vecchi e fare lo sciacallaggio, cioè dei vecchi, dei ricchi, a fare lo sciacallaggio. Il problema è che ti servono un sacco di soldi. Mm-mm. E in questo periodo comunque la famiglia riesce ad accumulare abbastanza benzina da nascondere poi nella Death Valley, lì comunque dove dovevano andare, per campare per un po', nel senso, almeno con le macchine, ok? E a pro di prendere questi soldi c'è la storia di Inman, che è la prima vittima ufficiale, tra virgolette, della famiglia. Ne abbiamo parlato nella puntata precedente. E quindi finalmente arriviamo fino a... Cioè, in senso lato, cioè, sì. Arriviamo all'agosto del 69. Esatto. Allora, l'8 agosto del 69, praticamente in Inghilterra i Beatles si stavano scattando la foto su Abbey Road. In giornata. E praticamente al 10:50 di Cielo Drive si erano trasferiti Sharon Tate e Roman Polanski, avevano affittato la casa. Roman Polanski, reduce dal successo intergalattico di Rosemary's Baby, era in Inghilterra perché stava scrivendo un altro film, sì, che vi dico il titolo, vi farà ridere: Il giorno del delfino.
in cui c'erano questi delfini senzienti che avrebbero sventato tipo la terza guerra mondiale, una roba del genere. Un film che gli aveva, cioè nel senso tratto da un libro che gli avevano consigliato, così. E al 10:50 di Cielo Drive c'era solo Sharon Tate con degli amici. Sì. Allora, qua ci sono un po' di versioni contrastanti, nel senso che pare che Sharon Tate dovesse dare una festa la sera dell'8 agosto. Mm. A cui era invitato anche Sergio Leone, sì. Il nostro Sergio Leone, sì. Che ha detto, ma io che ci vado a fare che non so l'inglese? E quindi si era tipo addormentato sul divano e poi non era andato. Però pare che quel giorno... E anche Steve McQueen. Doveva andare anche Steve McQueen con la sua ragazza, però per fortuna la sua ragazza gli ha detto, no, ma che palle tutte ste feste, stiamo a casa stasera. Esatto, esatto. Anche se appunto Sharon Tate non si sentì, anche perché era incinta di 8 mesi e mezzo, sì. Praticamente avrebbe partorito da lì a poco, e non si sentiva tanto di fare questa festa, e pare che abbia chiamato tutti per disdire la festa, e si fosse messa d'accordo con un'amica per andare a dormire da lei. Questa cosa poi ritornerà. E praticamente cosa succede? Che l'8 agosto sempre Mary Brunner e Sandra Good vengono arrestate per utilizzo di carte di credito rubate. Certo. Ok? E quindi c'è bisogno di farle uscire. Nel frattempo Bob Busoleil era stato arrestato per l'omicidio di Gary Inman. Sì. E tra l'altro i detective Paul Whiteley e Charles Gwenter stavano seguendo appunto la storia dell'omicidio di Gary Inman. Certo. Ok. Ed erano, come si dice, su quella storia lì per vedere chi ci fosse veramente coinvolto. Perché finora avevano beccato appunto solo Busoleil che dormiva nella macchina di Gary Inman. Ok. Sì. E tra l'altro in quel periodo lì Busoleil era insieme a un'altra seguace di Manson, un'altra della famiglia, Katie Lutzinger. Che poi anche lei sarà importante per la conclusione di questa storia. Comunque, appunto, l'8 agosto, alla fine, Sharon Tate va a mangiare fuori con i 4 suoi amici. In un ristorante messicano. Così. In un ristorante messicano, diciamo, tra l'altro. Il Coyote. Sì, sì. Sì, è il Coyote. Tra l'altro, se avete visto, c'era una volta Hollywood, gli eventi di quella sera lì, fino a un certo punto, ovviamente, sono molto fedeli a come sono successi nella realtà. Poi vabbè... Sì, beh, perché è un film distopico, nel senso è tutto vero, tranne, vabbè, chiaramente sì. I due protagonisti, però è tutto vero, e semplicemente cosa succede se questi avessero sbagliato casa. Sì, esatto. È quello il concept del film, sì sì. Esatto. Comunque. E praticamente... Comunque, appunto, la notte dell'8 agosto del 69, alle 00:45, praticamente Bill Garretson, che sarebbe il custode della dépendance della villa al 10:50 di Cielo Drive, riceve la visita di un suo amico, Steve Parent, un ragazzo che vuole vendergli una sveglia Sony. Sì. Garretson lo fa entrare, bevono una birra, quel che è... Steve Parent, per fargli vedere che funziona la sveglia che gli vuole vendere, questa radiosveglia l'attacca, e quando la stacca rimane l'ora segnata sulla sveglia, che è 00:15. Parent praticamente va via verso quell'ora lì, dalla dépendance di Cielo Drive, lasciando lì Bill Garretson, che è un ragazzino di 18 anni. Perché nella dépendance normalmente abitava Altobelli. Solo che Altobelli era via, e quindi aveva assunto questo ragazzino per fare da custode. Magari sì. Non la persona migliore da prendere come custode, non sembra responsabilissimo, ma... Sì, perché oltre tra l'altro la dépendance teneva anche i cani di Altobelli, no? E cosa succede? Che appunto mentre Steve Parent va via, gli si para qualcuno davanti minacciandolo con una pistola e dicendogli fermo lì. Cosa è successo? Sono arrivati alla villa 4 membri della famiglia, sì. Che sono Tex Watson, Susan Atkins, detta Sadie, Katie Krenwinkel e Linda Kasabian. Esatto, Linda Kasabian che si era appena unita alla famiglia, tra l'altro. Esatto. Ed è quindi strano che sia stata mandata con loro, la versione ufficiale è perché lei aveva la patente di guida in regola. Esatto. Però la cosa interessante è che non ha mai guidato lei, quindi non si è capito perché fosse così fondamentale che lei avesse la patente, ma...
E infatti, perché Linda Kasabian, facciamo un passo indietro, è praticamente una delle ultime entrate nella famiglia. Lei è arrivata con una figlia, Terry, piccola, e perché aveva, cioè non c'aveva più voglia di stare con suo marito, avevano provato, cioè si erano lasciati, avevano provato a stare insieme, e tra l'altro lei ruba tipo $5,000 al marito, no? E niente, viene accolta ovviamente dalla famiglia, così tra l'altro era anche incinta, poi rimarrà anche incinta di qualcuno, che non si è capito bene chi, però... Ma lì in generale non è che sapevi bene di chi fossero i padri dei bambini, perché c'era stato un miscuglio, poi quando serviva Charlie le faceva andare a letto con chi capitava, quindi chissà, magari anche Terry Melcher ha fatto qualche bambino e fa finta di non saperlo, chi lo sa? Sì, e fa finta di niente. Comunque praticamente i quattro arrivano fuori dalla villa di Cielo Drive e allora le motivazioni o il perché erano lì le vedremo dopo. Sì. No, le approfondiremo dopo. Allora, la cosa è che pare che Charlie abbia detto a Tex Watson: vai là da dove abitava Terry Melcher e prendi $600 per far uscire di galera Mary Brunner, che era stata arrestata quel giorno lì, e uccidili tutti, pare abbia detto. Se non riesci ad avere i soldi, entra nella villa successiva e poi quella dopo e non tornare se non hai almeno $600. Esatto, io ho letto anche che c'è un'altra teoria, credo di Tom O'Neill, ma non sono sicura in questo momento, che è l'autore di un libro che si chiama Chaos, di cui parleremo più avanti, che Charlie in realtà abbia detto a Tex: vai in una casa tipo quella dove viveva Terry Melcher e recupera soldi così e fate un casino. Poi è chiaramente, dato che Charles Manson non ha mai dato la sua versione, è un po' difficile capire esattamente cosa è successo, però mi piace questa idea, perché effettivamente, chiaramente c'è anche l'altra teoria che dice che loro pensavano che Melcher abitasse ancora lì, ma quello non è vero, perché noi sappiamo che Charlie sapeva che Melcher non abitasse più lì. Quindi, niente, volevo solamente citare questa cosa, che può darsi che Charlie abbia detto: andate in una casa tipo quella, perché quella era appunto una party house, gente ricca e cose del tipo. Però dato che Tex non sapeva, non conosceva la zona, ha detto: vabbè, per stare sul sicuro vado in quella. Così. Quindi può darsi. Purtroppo questa è una storia dove ci sono tante teorie e non si sa mai con certezza qual è quella giusta. Esatto, ci sono fin troppe teorie e ben poche certezze. Esatto. In questa storia ci sono un sacco di angoli bui, ma anche corridoi, anche stanze buie, cose così. Comunque praticamente loro arrivano fuori dalla casa con questa Ford gialla e bianca del 59, poi praticamente fanno marcia indietro, tornano indietro verso Cielo Drive, perché non era proprio su Cielo Drive, era su una stradina che si inerpicava sulla collina, no, la casa. Lasciano giù la macchina e tornano su a piedi con i coltelli. Tra l'altro in teoria le ragazze non sapevano che avrebbero dovuto uccidere qualcuno quella sera, però Charlie gli aveva detto di portare i coltelli, quindi sì, che poi tra l'altro anche lì a un certo punto, cioè, dicono, Charlie dice di mettersi dei vestiti neri, loro chiedono a una ragazza di prendergli dei vestiti neri e lei arriva, praticamente questa ragazza porta questi vestiti neri quando ormai loro sono andati, cioè gli dice: vabbè, adesso non mi servono più. Ma sono tutti organizzatissimi, guarda, questa family, se dovessi trovare un esempio. Ah, poi un'altra roba, ho visto un'intervista a un ex della CIA, di cui adesso non mi ricordo il nome perché non l'ho segnato, e diceva che la cosa che lo lasciava perplesso di questa storia è che in teoria Charlie aveva comunicato il piano solo a Tex e aveva detto alle ragazze: fate tutto quello che vi dice Tex. Questo lo dicono più o meno tutti che è successo. Sì. Ma questo tizio della CIA diceva che era strano, perché in realtà Charlie dava sempre istruzioni anche maniacali a tutti. Quindi è molto strano che abbia mandato alcuni membri della family senza sapere che cosa avrebbero fatto. Quindi, Esatto. Sì, perché ad esempio una delle tecniche che usava Charles Manson per controllarli era dargli un sacco di compiti molto dettagliati. Cioè, tu adesso vivi per una settimana, che ne so, sul fiume. E quindi in modo che la gente fosse sempre impegnata e non avesse tempo per pensare.
Cioè, se tu sei lì a non fare un cazzo tutto il giorno in mezzo al deserto, hai tempo per pensare, hai tempo per farti domande, hai tempo per mettere in discussione qualsiasi cosa. Se sei sempre con le mani impegnate, cioè magari pensi un po' di meno, sei più concentrato sul lavoro e magari dubiti anche un po' di meno di quello che ti dicono. Mm-hmm. Però sta cosa qua potrebbe essere vera, perché Katie Krenwinkel non aveva il coltello. Mm-hmm. Linda sì. Kasabian aveva un coltello che era riparato, nel senso che aveva il manico che si muoveva e l'aveva riparato con dello scotch. Infatti sì. Poi... E Susan Atkins aveva un coltellino a serramanico. Mm. No. Solo Tex aveva una baionetta a cui lui aveva affilato anche la nel senso nella lama c'era una parte affilata e lui aveva affilato anche quella superiore, mm-hmm. fino a un sì. certo punto per un paio di centimetri. Poi aveva una rivoltella calibro 22 da 9 colpi caricata con fucili, cioè con fucili, con proiettili da fucile. Sì. Era una Bountyline Special di Wyatt Earp. Quanti dettagli! sì, sì. No, ma perché è importante questa mm-hmm. pistola qua? Perché è la stessa che ha usato Manson per sparare a Crowley. Sì. E già quando aveva sparato a Crowley, se vi ricordate la puntata scorsa, si era inceppata una volta. Mm-hmm. E quindi niente, praticamente arrivano lì, tornano indietro, salendo appunto questo vialetto a piedi, Tex si arrampica sul palo della luce e taglia i cavi. I cavi cadono sul cancello del, come si dice, della villa. E quindi loro hanno paura, probabilmente, per questo non azionano il telecom, cioè il comando esterno per aprire il cancello, anche perché lì appunto era il 69, non è che c'era tutta sta paura degli intrusi, soprattutto a Beverly Hills, che era come si dice, un luogo sicuro, no? Sì. Cioè dove stavano tutti ricchi. E quindi cosa fanno? Loro scavalcano praticamente la recinzione dove è un po' più bassa perché si comincia la collina. Entrano e appunto si trovano davanti Steve Parent che sta cercando di fare manovra con la macchina. E niente, Tex comincia a sparargli, gli spara quattro colpi e pare che contemporaneamente lo accoltelli anche. Perché a Steve Parent gli hanno trovato praticamente l'anulare e il mignolo della mano sì. separati, come se si fosse riparato, e tra l'altro gli era saltato via anche l'orologio dal polso sì. che l'hanno trovato sul sedile posteriore. A questo punto Tex chiama le ragazze che si erano nascoste nei cespugli e dà indicazioni, praticamente chiede a Linda Kasabian di fare il giro della casa per trovare un'entrata. E le altre due, e con le altre due va verso la porta centrale. Linda non trova l'entrata e praticamente le dice di aspettare al cancello e vedere se arriva qualcuno. Sì. Ok. E praticamente Tex per entrare taglia la zanzariera della stanza che Sharon Tate aveva fatto verniciare per il figlio che stava per nascere. Sì, perché la finestra, cioè c'era giù la zanzariera, la finestra era aperta perché era appena stata verniciata la stanza. Esatto. E quindi avevano lasciato la finestra aperta per arieggiare. Esatto, ed è l'unica finestra che trovano aperta. E praticamente Tex entra da lì, arriva in soggiorno e sul divano c'è praticamente sdraiato Wojciech Frejkowski, che è un amico intimo di Roman Polanski. Anche lui vuole fare regista, anche lui vuole fare... lo scrittore, lo sceneggiatore. Lo sceneggiatore mi sembra che sì. volesse fare, poi in pratica non ha scritto niente. Cioè sì, in realtà esatto. faceva il mantenuto perché si era fidanzato con una ricca. Esatto. Tra l'altro Abigail Folger, di cui abbiamo parlato di sua madre nella puntata sì. precedente, l'abbiamo citata infatti. Al volo, che era un'ereditiera dell'industria del caffè e che praticamente manteneva lei anche Wojciech. Sì. Era anche un po' mantenuto da Polanski, perché Polanski se l'era portato dietro dalla Polonia, essendo mm-hmm. amici di infanzia, avevano praticamente intravisto il nazismo e quelle cose lì, e Polanski aveva fatto il successo e se l'era portato dietro, prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Sì. E praticamente poi c'erano Sharon Tate e Jay Sebring, vabbè Sharon Tate la conosciamo tutti, è inutile, e, cioè che la presento, e Jay Sebring era... il coiffeur delle star, il nostro sì. Federico Fashion Style, praticamente. Sì, era
Perché lui poi tagliava i capelli delle star uomini, degli star, cioè prima non sì. lo facevano, prima andavano dal barbiere normale, invece lui ha creato praticamente questa cosa di hairstyling for men, e tra l'altro si faceva pagare un botto, perché... perché praticamente si faceva dare dai 20 ai 50 dollari a taglio, e ai tempi un taglio di capelli da uomo costava circa un dollaro, quindi... Esatto. Sì, sì, è infatti. E tra l'altro c'era appunto gente come Sinatra che addirittura quando era in giro per gli Stati Uniti gli pagava il volo e il soggiorno, ma roba da $1,000 al giorno, per farsi tagliare i capelli. Cioè praticamente gli pagava il biglietto per andare e tagliarsi i capelli, poi pagava il taglio e gli pagava il biglietto per tornare. Sì. O eventualmente il soggiorno, cioè una roba folle. Cioè questo qui era veramente famoso e ricco. E niente, praticamente appunto... Ed era l'ex di Sharon, magari. Sì, è giusto, specifichiamo, era l'ex ragazzo di Sharon Tate, ma adesso erano ancora amici. Rapporto sì, un po' strano. In Once Upon a Time in Hollywood fanno dire a Steve McQueen una teoria interessante. Cioè che Sebring sapeva benissimo che Polanski si sarebbe stufato di Tate prima o poi, e quindi lui voleva essere lì, no, a fare l'amico in modo da... riprendersela a tempo debito. Questa è una delle teorie. Sì, ma infatti a un certo punto Polanski sospetta di uno a cui lui gli ha scopato la moglie, ha detto cazzo, lui mi ha ucciso Sharon Tate per vendicarsi. Che poi erano tipo quelli dei Mamas and Papas. Vabbè, comunque. Ok, no, però diciamolo, il rapporto tra Sharon e Jay era un po' particolare. C'è chi dice che avessero anche rapporti sessuali. Non è improbabile, perché appunto questo era comunque il periodo dell'amore libero. Avevano sicuramente una relazione aperta, Polanski e Tate, forse una relazione abusiva, però vabbè, non ci riguarda in questa puntata. E, però sì, cioè comunque erano tempi in cui tutti scopavano con tutti, le star facevano queste feste con le orge, cioè non è come adesso, erano molto più free. Sì, i ricchi, esatto. Non tutta la popolazione, ricchi. I ricchi. E infatti poi troveranno delle cose strane poi in questa casa dei Polanski. Sì. E praticamente appunto Tex entra in casa, il primo che trova è Wojciech Frejkovskij, sdraiato sul divano che sta sonnecchiando. Lo sveglia, pare con un calcio in testa, Wojciech gli dice ma tu chi sei? Lui gli dice io sono il diavolo e sono venuto a fare il lavoro del diavolo. Dove sono i soldi? E praticamente Frejkovskij si accorge che dietro il divano dove sta dormendo ci sono due ragazze che sono appunto la Kate Crane Winkle e Susan Atkins, detta Sadie. Okay. E praticamente Susan Atkins viene mandata da Tex a cercare nelle altre stanze, e appunto in una trova Abigail Folger che sta leggendo, che è appunto l'ereditiera del caffè eccetera, e nell'altra trova Sharon Tate e Jay Sebring che stanno parlando. Jay Sebring è seduto da una parte del letto e Sharon Tate è sdraiata ed è solo in registrazione mutandine, quindi il rapporto tra di loro è molto intimo. Ok, praticamente vengono riportati tutti in salotto e Tex vuole che si siedano per terra. Frejkovskij intanto gli sono state legate le mani dietro la schiena ed è sdraiato per terra con le mani legate dietro la schiena. Ah, legate però con tipo un asciugamano. Sì, quindi con un asciugamano. È tutto sì, super improvvisato comunque. Perché sì, se ci pensi la cosa peggiore per legare qualcuno è un asciugamano. Sì, infatti io mi sono chiesto ma com'è che l'hanno legato con l'asciugamano? Cioè io con l'asciugamano faccio fatica ad asciugarmi, quindi non lo so, legare una persona non riuscirei mai. E quindi cosa succede? Che appunto Tex ordina a tutti di sedersi per terra e Jay Sebring dice ma guarda che lei è incinta, falla sedere sul divano, e facendo così si avvicina verso Tex. Appena Tex vede che Sebring si avvicina, spara un colpo che lo prende sotto l'ascella destra e gli perfora un polmone. Sebring ovviamente cade e Tex comincia a prenderlo a calci. Lui faceva il giocatore di football, sì, e il corridore, quindi. E niente, Sebring pare svenuto, no? Per le percosse. Allora cosa succede? Praticamente Tex si era portato dietro anche 13 metri e 30 centimetri di corda di nylon che avevano comprato per varie cose, tra cui le di un buggy. E cosa fa? Praticamente fa legare i colli di Abigail Folger
e di Sharon Tate. Loro sono in piedi ancora, no? Mm-hmm. E come contrappeso usano il corpo di Jay Sebring. Praticamente fa passare la corda attraverso la trave che c'è lì in soggiorno e gli fa legare il corpo. E c'è Katie Krenwinkle che tiene la corda tirata in modo che sia Sharon Tate che Abigail Folger non possano muoversi e non possano andare in giro per la stanza, perché sennò altrimenti si impiccherebbero da sole. Certo. E ordina a Susan Atkins di far fuori Wojciech Frejkovski. Sì. No? Ah sì, tra l'altro, piccola cosa, a un certo punto Abigail Folger viene riportata in stanza perché vogliono i soldi e lei in borsa c'ha solo $70, tra i 72 e i 75, comunque $70. Poi appunto viene riportata, vengono legate, eccetera. Mm-hmm. Solo che mentre l'Atkins si avvicina a Frejkovski, lui riesce, ovviamente perché è legato con un asciugamano, a liberarsi, esatto, le mani. La prende per i capelli e pare che le dia un pugno in testa, al che comincia una colluttazione, cadono prima sul divano, poi per terra, eccetera, e l'Atkins col suo coltellino svizzero, aveva un coltellino a serramanico, comincia a menare fendenti e comincia ad accoltellargli la gamba. Sì. E la furia con cui lo accoltella è così forte che a un certo punto non si trova più il coltello tra le mani. Prende il coltello, l'è volato via dalla mano e si è infilato nel cuscino della poltrona, cioè uh-huh, tra lo schienale e il cuscino. Ok? E da lì scatta il panico, perché appunto Frejkovski prova a scappare, Tex lo insegue e gli spara due colpi, uno lo colpisce alla schiena e uno al torace, anche uh-huh, lui sotto l'ascella. Solo che questo Frejkovski, a parte che era un Marco Antonio gigantesco, non cade e riesce a uscire sul portico. Al che appunto Tex lo insegue e lo colpisce perché il terzo colpo non parte. Il cane rimane bloccato su, come era già successo a Manson. E quindi Tex gira la pistola, la prende per la canna e comincia a colpirlo in testa. Lo colpisce così forte che prende il rivestimento del manico, dell'impugnatura della pistola, si spacca, il rivestimento di legno, e lo finisce sul prato della villa con alla fine 51 coltellate. Caspita. Ora, in tutto questo ci sono 8 testimoni che hanno sentito urlare Frejkovski, hanno sentito i colpi di pistola nel vicinato. Mm-hmm. Il nostro 18enne Bill Garretson non ha sentito un cazzo ed era nella dépendance. Stava dormendo tranquillo. Lui dice dormendo tranquillo. Anche qua ci sono delle cose che non tornano, perché pare che la Krenwinkle sia entrata anche nella dépendance a un certo punto e non abbia trovato nessuno. Eppure Garretson la mattina dopo era lì nella... Ma lei mica ha cercato di dire che aveva fatto finta di guardare, poi dopo in sede di processo, che aveva fatto finta di guardare perché non voleva che ci sarebbero, cioè non voleva creare altre vittime, quindi non aveva veramente guardato, dice lei. Poi in realtà questo custode che stava dormendo così in futuro dirà di aver visto gente nel giardino ma di non averci fatto caso, sì, perché tanto è sempre un via vai di gente lì. Vabbè. Sì. Vabbè. Sì. Okay. Vabbè, ci sono delle cose che non tornano. Ci sono delle cose che non tornano. Ma giusto poi, qualcosina in questo giusto caso. Esatto, giusto qualcosina. Una delle cose che non torna, ad esempio, che la macchina di Sharon Tate, la Ferrari rossa, aveva una Ferrari rossa, era dal meccanico e quindi non era nel vialetto. Mm-hmm. Qualcuno sapeva che Sharon Tate avrebbe dovuto dormire a casa di una sua amica. Mm-hmm, sì. Pare che la famiglia non sapesse che a casa ci fosse Sharon Tate. Qualcuno pare che ha chiamato la famiglia per dire che Sharon Tate non c'era e sono andati direttamente in quella casa. Una cosa che... Questa è una roba che sostiene, ad esempio, la madre di Sharon Tate. Mm. Però è una delle cose strane che ci sono. Comunque... mentre succede questo a Frejkovski sul giardino davanti all'entrata della casa, ovviamente Linda Kasabian si allarma per questa roba qua, cioè nel senso per le urla,
e va a vedere, perché dall'entrata del cancello non si vedeva l'entrata, va a vedere e vede il macello. Perché tra l'altro, appunto, che avevo detto che la Crane Winkle non aveva il coltello, lei era andata dalla Kasabian a farsi dare il coltello, quello con lo scotch intorno. E mentre succede questa roba qua, praticamente fuori ci sono solo Tex, Frejkovski, che ovviamente sta rantolando sul prato, e Susan Atkins. E pare che la Kasabian abbia chiesto a Susan Atkins di fermarsi, ha detto per favore fermiamolo, per favore non facciamo altre vittime. Invece Susan Atkins le abbia risposto ormai non si può più fermare niente. Okay. Intanto la Folger riesce a liberarsi e corre in camera ed è inseguita dalla Crane Winkle. Arriva anche Tex e Tex comincia ad accoltellarla, anche lei le arrivano alla fine 28 coltellate. Riesce a uscire però dalla stanza e muore sul prato dietro la casa, praticamente tra la casa e la piscina. L'unica che rimane viva in questo momento qua è Sharon Tate. È Sharon Tate che è incinta ed è in preda al panico. E comincia a supplicare ste bestie di Satana di risparmiarla, di portarla via con loro, di farle avere il bambino e poi eventualmente di ucciderla. E a un certo punto Susan Atkins pare che prenda in considerazione la cosa e cerchi di convincere Tex. Ma Tex dice no, dobbiamo uccidere anche lei, e praticamente ordina di accoltellare Sharon Tate alla Crane Winkle. La Crane Winkle si rifiuta anche Susan Atkins, anche se a un certo punto pare che Susan Atkins le abbia detto a me non me ne frega un cazzo che sei incinta, una roba sì, del genere. Sì, le ha detto non ho nessuna pietà per te. Sì, ha detto così. Esatto, una roba così, e praticamente alla fine ci pensa Tex. Tex comincia ad accoltellarla e alla fine la uccidono con 16 coltellate. Sì, e tra l'altro a questo punto sempre Susan valuta di fare tipo un taglio cesareo e portarsi via il bambino, esatto. Però poi decide che non avevano abbastanza tempo. Sì, una cosa del genere. Il fatto è che appunto mentre stanno andando via, intanto la Kasabian ha riscavalcato il cancello e sta scappando verso la macchina e si è nascosta dietro dei cespugli, e quindi lei non ha assistito, pare, esattamente a quello che è successo. E qua ci sono un po' di cose che poi non tornano, perché poi la polizia troverà la scena del crimine un po' diversa da come la descrivono loro. Ok, durante il processo e durante un'altra occasione. Comunque cosa succede? Che poi Tex rientra nella villa e pare che appunto dopo di lui rientra anche Susan Atkins, e lei dice che Sharon Tate fosse un po' più conciata di come l'aveva lasciata, però forse non era morta, e Susan Atkins dice che lei le prende la testa tra le mani e aspetta che muoia. E praticamente prima di andarsene Tex dice a Sadie, che sarebbe Susan Atkins, le dice di scrivere qualcosa di stregonesco, e lei sì. Col sangue, è in questo momento qua che poi vede che non è morta, quindi le tiene la testa, lei col sangue del corpo di Sharon Tate scrive pig sulla porta d'ingresso della villa. Poi ci sarà tutto il servizio fotografico che si farà fare Roman Polanski davanti a quella porta mentre fa finta di pulirla, o prova a pulirla. Chiama il fotografo e si fa fare il servizio fotografico. E quando Polanski viene a sapere che è morta Sharon Tate, dice: era una donna così buona. Ripete più volte: era una donna così buona. Era una donna così buona. Per quanto Polanski sia, per dirlo in modo gentile, una figura controversa, però comunque, boh, cioè come fai a capire cosa passa nella mente di una persona a cui hanno appena ammazzato la moglie incinta? Perché ora, probabilmente non avevano un buon rapporto, secondo gli standard comuni, però, cioè, comunque era la donna con cui hai deciso di passare, se non il resto della tua vita, un po' della tua vita, con cui fare un figlio, cioè comunque sarà rimasto sconvolto Polanski, quindi magari se fa cose strane, a volte la gente sconvolta fa cose strane. Ma sì, assolutamente, assolutamente. E comunque i quattro cavalieri dell'Apocalisse se ne vanno dalla casa di
Sharon Tate e Roman Polanski, e si fermano nel giardino di Rudy e Mira Weber, Rudolf e Mira Weber, a lavarsi. Sì, perché si erano portati i vestiti di ricambio. E cosa succede? Che Rudolf ovviamente sente qualcosa nel giardino, ovviamente loro si stanno lavando con la canna dell'acqua, no? Ovviamente dopo aver buttato i vestiti sporchi lungo la strada, dopo aver buttato la pistola e dopo aver buttato i coltelli. Ok? Rudolf sente qualcosa, esce e trova sti ragazzi nel suo giardino che si stanno lavando e gli chiede, cioè, che cosa vogliono. E praticamente pare che Tex gli dica: no, niente, mi scusi, eravamo qua per bere perché abbiamo sete. E lui gli dice: ma qual è la vostra macchina? E Tex gli dice: no, noi siamo venuti a piedi. Allora se ne vanno verso la macchina. Cioè, io questa cosa qui non l'ho capito, non l'ho capita. E praticamente Rudolf, che tra l'altro era un faceva parte dei com'è che si chiama, delle riserve della polizia. Era un riservista, uno di quelli che viene chiamato se c'è bisogno di più uomini, eccetera. Praticamente prende la targa della macchina quando loro scappano via. E tra l'altro lui prova a riaprire lo sportello dopo che entra Tex, perché vede la macchina che è troppo un macello dentro. Prova a riaprire lo sportello, ma praticamente si sloga il polso, si rompe il polso. E prende la targa della macchina, che è GYY435. E descrive la macchina come appunto una Ford del 59 bianca e gialla, che tra l'altro, curiosità, questa macchina non aveva neanche sedili dietro, perché era una di quelle che usava la famiglia per andare a recuperare il cibo, e quindi per avere più spazio per mettergli le casse eccetera non aveva sedili posteriori. Ok. E niente, praticamente tornano allo Spar Ranch e dicono a Charlie che hanno fatto quello che doveva essere fatto, ma non hanno i soldi, no? Charlie però sembra, boh, non lo so, tipo soddisfatto della strage, e chiede se hanno rimorsi, e pare che tutti dicano che non hanno rimorsi. Manson sonda le loro menti e pare che nessuno abbia rimorsi. Infatti Sadie, Susan Atkins, pare che poi vada a letto con Clem. L'unica che va a letto per i fatti suoi va a dormire Linda Kasabian, e Charlie va a controllare che cosa hanno fatto al 10:50 di Cielo Drive con un'altra persona. Sì, e tra l'altro poi Susan, tutta esaltata, dice a Charlie: ah, abbiamo ucciso per te. E ovviamente Charlie risponde: no, avete ucciso per voi stessi. Esatto, e esatto. Poi ritorniamo con la sua solita cosa che dice sempre da anni, no? Nessuno fa niente per me, quello che fate lo fate perché lo scegliete voi. Esatto, esatto, anche perché comunque lui non ha mai detto di uccidere a nessuno, ha solo detto sarebbe meglio che quella persona lì morisse, se poi uno decide di farlo sono fatti suoi, cioè lui dà delle indicazioni di massima, poi se uno le applica mica è colpa sua. Esatto. No, perché lui parla per parlare, no? E quindi cosa succede? Che Charlie va a controllare che cosa hanno fatto al 10:50 di Cielo Drive, e è appunto il giorno dopo, ovviamente, la polizia trova la scena del delitto messa in un certo modo. Innanzitutto trovano Jay Sebring, che tra l'altro si è preso altre 7 coltellate dopo che Tex è rientrato in casa, così giusto per essere sicuri che fosse morto, lo trovano con un asciugamano in testa. E tutti e 4 dicono che non l'hanno lasciato con l'asciugamano in testa. Poi trovano praticamente il sangue di Jay Sebring e di Sharon Tate sul portico, come se i corpi fossero tipo stati uccisi sul portico e non in casa. Però i corpi sono in casa. E nessuno di loro 4 ha portato fuori i corpi, quindi potrebbe essere stato Charlie. Trovano un'impronta di stivale che non appartiene a nessuno, trovano delle impronte digitali che non appartengono a nessuno sullo stipite della finestra da cui è entrato Tex, e trovano 2 impronte di piedi nudi di donna, una è di Susan Atkins ma l'altra no. E queste cose qua fanno parte del mistero.
come fanno parte del mistero un paio di occhiali lasciati vicino, perché praticamente c'era Polanski che stava per tornare dall'Inghilterra e aveva già fatto consegnare i bauli di c'erano dei bauli con dentro la sua roba, sì. No? Ed erano lì nel salone, vicino a questi bauli, di cui uno viene trovato tipo rovesciato, ma nessuno dei quattro né delle vittime l'ha toccato, trovano un paio di occhiali da vista con le stanghette in su appoggiati lì. Manson dice che li ha lasciati per sviare le indagini. Tra l'altro, un'altra cosa, Sadie, Susan Atkins, è convinta di aver lasciato l'impronta di tutta la mano su un tavolino in salotto, sì, dove c'era il portafoglio di Frejkovskij. Il fatto è che questa impronta non è mai stata trovata e quindi lei è convinta che con i suoi poteri stregoneschi l'abbia cancellata. Questo sì, qua lo, tra l'altro lo non con uno straccio, no? Con i suoi poteri, no, no, nel caso, ovvio, la cancellata. Ovvio. E ovviamente poi la polizia troverà un'impronta del mignolo della Crane Winkle sullo stipite della porta da cui è scappata la Folger, quindi la porta della camera da letto, e troverà un'impronta di Tex Watson, di tutta la mano, di tutte le dita della mano, praticamente sulla porta dove c'era scritto poi Pig. Quando dice a Susan Atkins di scrivere qualcosa di stregonesco. Esatto. Okay. Tra l'altro, quindi, poi sì, la polizia è arrivata perché comunque la casa è stata scoperta la mattina dopo dalla cameriera. Esatto. E vorrei fare un secondo di riflessione a pensare a questa povera donna che pensava di andare a lavorare e ha trovato questa strage. Infatti poi dopo lei è scappata correndo, proprio una scena da film, ma giustamente l'avrebbe fatto sì, chiunque, sì, e si è rifugiata dai vicini. E sono stati i vicini a notare per primi i cavi tagliati e poi hanno chiamato la polizia, che chiaramente poi... Sì. Ha visto tutto sto casino. Sì, sì. E infatti la polizia, il primo che arresta è questo Garretson. Ovviamente. Che tra l'altro lui... sembra strafatto quando lo arrestano. Sì, sembra strafatto. Infatti lui dice che è rimasto tutta la sera ad ascoltare i Doors, ad ascoltare Mama Cass, a fumare e a bere per i fatti suoi. Sì. Ok. E lo tengono praticamente, diciamo, in prigione lì della polizia, cioè nel senso non in prigione effettiva, fino all'11 agosto, ossia il giorno dopo, quando viene scoperta la strage di La Bianca, sì, dei coniugi La Bianca, che è la prossima. E qua tra l'altro cosa... poi una cosa interessante, scusa, su come si chiama Garrison Bill, sì, che quando viene interrogato lui nega di conoscere Steve Parent, mentre invece sì, erano amici. E la teoria, che vabbè non è che sia molto relativa al caso, però la teoria è che forse avevano una relazione omosessuale ed essendo i tempi quelli che erano, lui invece di dire la cosa più ovvia, che è un mio amico, sì, ha negato di conoscerlo quando invece lo sapevano tutti che lo conosceva. Però vabbè. Sì, 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 perché lui ha detto che era un venditore porta a porta di sveglie della Sony. Ora... va bene tutto, ma io credo che anche in America i venditori porta a porta alle 23:45 di notte, cioè di sera, non vadano in giro ancora a bussare alla gente. Eh no, no. Eh no. Soprattutto a Hollywood. Cioè, che poi non è che ha bussato alla casa centrale, ha bussato alla dépendance. Sì. Cioè, vabbè. Comunque, e praticamente la sera del 9 agosto, ossia praticamente 24 ore dopo la strage di Sharon Tate, degli amici di Sharon Tate, praticamente Charlie vuole dare un'accelerata a questa rivolta nera, no? E quindi prende Tex, Sadie, che sarebbe sempre Susan Atkins, sempre Patricia Crane Winkle, Linda Kasabian, Leslie Van Houten e Steve Grugan, detto Clem Scrambled, che abbiamo già citato. No, quello che assomiglia a Shaggy, se ci seguite su Instagram abbiamo messo... Esatto, beh dai, sono uguali, la Manson Family in realtà sono quelli di Scooby-Doo. E, tra l'altro il cartone animato è uscito nel 69. Ma sarà un caso? Non lo so. E comunque tra l'altro Charlie appunto quando adesso li porta in un'altra sì, casa per fare la strage successiva, li sgrida un po' perché gli dice che avendo ucciso gente così famosa... nessuno sta dando peso al fatto che siano state le Pantere Nere. Stanno tutti parlando di gossip e non si stanno concentrando sulla guerra razziale.
Anche esatto. Se non sono state le Pantere Nere, e non è che tu scrivi pig sulla porta e uno subito pensa Pantere Nere, però vabbè. Esatto, esatto. E infatti uno dei problemi di questi omicidi è, cioè, nel senso, non solo il fatto che è stata uccisa Sharon Tate, che per carità è un dramma, come anche gli altri, non solo lei. Mm-hmm. Il problema è che scoperchiano delle cose che a Hollywood non andavano scoperchiate. Esatto. Però ci arriviamo fra poco. Sì. Perché praticamente, appunto, Manson raccoglie queste cinque persone e li porta a fare un giro per fargli vedere in realtà come si fa. Ora, non prendono più il coltello, quello con lo scotch, prendono le baionette. Mm-hmm. Baionette, quelli da fucili, dall'armeria di Danny De Carlo. Che sì, era che... La baionetta mi confonde sempre, ma praticamente, perché io l'associo sempre al fucile, quelli che si usavano secolo scorso, no? Che praticamente avevi solo un colpo da sparare e poi avevi tipo una spada puntata sopra, così puoi finire il lavoro. Cioè, loro prendono solamente la lama della baionetta, giusto? Che si chiama baionetta, credo. Sì, ma in realtà la baionetta ha un piccolo manico che puoi usare, che è quello che prende, cioè quando la inserisci nel fucile, sì. La baionetta c'ha l'anello per entrare nella punta del fucile, poi c'è un manico, okay. Perché può essere anche usata a mano libera. Perfetto, ok, no, volevo okay. solo chiedere no, questo no. Perché per me è sempre stato un po' confusionario, quando dicono baionetta penso sempre a questi fucili del secolo scorso, sì, sì. Invece prendono la lama della baionetta che sì. ha un manico e quindi la puoi usare come coltello. Okay. Esatto, sì 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 sì, e puoi usarla come coltello, e il fatto che la baionetta è abbastanza lunga. Sì, certo. Cioè, nel senso, ha una lama, cioè non ha una lama piccola, una lama mm-hmm. lunga. E praticamente qua, secondo Linda Kasabian, praticamente Manson comincia a girare per Los Angeles, pare senza una meta. Infatti a un certo punto, cioè, si ferma di fronte ad alcune case, esce, poi torna in macchina e dice no, non vanno bene, poi riprende la macchina e ricominciano a girare, si ferma fuori da una chiesa, cioè è notte, nel senso uh-huh. non è che vanno in giro di giorno, si ferma davanti a una chiesa e dice adesso uccidiamo tutti quelli che sono lì dentro, e la chiesa è chiusa. Certo. E allora ritorna in macchina, finché a un certo punto non si ferma di fronte al 3301 di Waverly Drive. Sì. Che, come ho detto, se vi ricordate l'indirizzo che ho detto all'inizio, è praticamente la casa accanto a quella di Errol True, mm-hmm. che era uno che aveva ospitato la famiglia nel marzo del 68, e a cui pare che Snake Lake, Diane Lake, sia stata donata quando aveva ancora tipo 13 anni, che è una delle cose che le ricorda sempre di questo Harold, eccetera. E praticamente sì. la casa al 3301 di Waverly Drive è dei coniugi La Bianca. E una volta sai di chi era? Di chi? Walt Disney. Veramente? Perché non so questa cosa? Non lo so. Ma proprio c'è, cioè, proprio la casa di Lino e Rosemary, cioè, ma c'ha abitato sì. Walt Disney o la possedeva sì, sì, basta? Sì. No, era... Sì, sì, c'ha abitato... Adesso non so se prima ancora di fondare la Disney No, perché quando ha fondato la Disney era ancora povero. Quindi una casa di questo tipo, che non è a livello di quella okay. della Tate, però non siamo, insomma, nei quartieri bassi, no? Se l'è potuta permettere sicuramente dopo. Ok, e quindi... comunque era comunque di... era anche già morto in questo periodo Disney, perché sì. purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Sì. Vabbè, sapevo di svoltarti la giornata con questa new... Cioè, con questa c'ha sfortuna curiosità. Con le case Disney, perché lui aveva regalato una casa a sua mamma che poi è esplosa e... sua mamma è morta, infatti è per quello che tutti i personaggi della Disney hanno sempre la mamma morta, perché lui è rimasto scioccato da sta cosa, quindi c'ha proprio sfortuna con le case. Ok. Comunque. Vabbè, poteva farli tutti senza tetto. È esplosa la casa. Vabbè, comunque, Lino e Rosemary La Bianca, chi sono? Praticamente Lino La Bianca è, allora, spesso si sente dire aveva un supermercato, in realtà era un po' di più, nel senso aveva che una catena aveva una catena, era nel consiglio di amministrazione di una catena di supermercati che poi forse aveva fondato lui, però comunque guadagnava un botto di soldi. In più era un forte giocatore d'azzardo, però di scommesse, cioè nel senso un forte scommettitore, così. E Rosemary La Bianca era praticamente una donna che aveva due figli e aveva sposato, cioè aveva sposato Lino in seconde nozze. E infatti quel giorno lì, del 9 agosto, erano andati a recuperare il figlio.
Però poi il figlio che era al lago con i suoi amici, però il figlio poi era aveva voluto rimanere lì e ha detto torno domani con i miei amici, e loro si erano portati solo via la loro barca che avevano lasciato, e gli sci d'acqua eccetera che avevano lasciato poi nel vialetto, no? E qua ci sono praticamente arrivano appunto fuori da questa casa qui, e qua ci sono due di fondamentali discrepanze, nel senso che ci sono ho letto diverse versioni di quello che è successo. In una entra solo Charles, nella seconda entrano sia Charles che Tex Watson. Mm-hmm. Ok. Sì, io tendo a pensare che sia entrato anche Tex, che alla fine era proprio il suo braccio destro, perché Charlie non dava nessuna importanza alle donne, come abbiamo già detto. Però vabbè, comunque. Perché praticamente, allora, nella versione in cui entra solo Manson, lui sta dentro 5 minuti, entra, lega insieme, ovviamente li minaccia con una pistola, lega insieme Lino e Rosemary schiena contro schiena sul divano, gli prende il portafoglio e gli dice questa qui è solo una rapina, state tranquillo, non vi succederà niente. Ed esce. Nella versione con Tex invece succede un'altra cosa. Succede che, e poi appunto Manson va fuori e dice a Tex, alla Crane Winkle e a Leslie Van Houten entrate dentro e fateli fuori. Mm-hmm. In questa versione in cui entra solo Manson. Nella versione in cui entra solo cioè che entra insieme a Tex, praticamente legano, dicono la stessa cosa, non vi succederà niente, legano Lino la Bianca sul divano e la moglie Rosemary la Bianca la legano in salotto, mettendolo una federa del cuscino in testa e bloccandola con il cavo della lampada della abat-jour che aveva lì, che erano delle abat-jour pesantissime, tra l'altro anche collegate tra di loro, quindi lei aveva anche pochissimo spazio per muoversi. Escono e praticamente Manson va via e manda dentro appunto la Crane Winkle e Leslie Van Houten. Esatto, Manson va via con gli altri che si era portato dietro. Sì, con gli altri che si era portato dietro. E poi gli dice tornate col taxi, tipo. Sì. No, non sì. Col taxi, scusa, no, tornate quello, in autostop. Autostop. Che è un piano geniale, no? Tu hai appena sterminato della gente, sei sporco di sangue, fai l'autostop e ti fai riportare dove c'è il quartiere generale. Eh sì, esatto. È un infatti. Piano perfetto. E infatti. E qua appunto ci sono queste due versioni. Fatto sta che però appunto Lino la Bianca e Rosemary la Bianca vengono entrambi massacrati. Sì. Soprattutto Lino, Rosemary con 41 coltellate sia da Pat Crane Winkle che dalla Van Houten, e Lino viene ucciso da Tex, pare, all'inizio, almeno Tex comincia ad accoltellarlo, e qua vabbè c'è questa cosa che praticamente lui dice ti prego basta coltellarmi, e lì che Rosemary poi è dato fuori di testa, ha provato a colpire, cioè ovviamente era incappucciata, quindi non poteva fare, ha provato a colpire con la abat-jour, la Crane Winkle, chi aveva davanti, e poi lì invece hanno cominciato ad accoltellarle. Leslie Van Houten pare sia stata spinta a infierire sul corpo. Sì, lei sostiene tra l'altro di non aver ucciso nessuno perché lei ha accoltellato dei cadaveri, questa è la sua versione che userà dopo in tribunale. Esatto, esatto. E niente, praticamente Tex finisce Lino la Bianca e arrivano le ragazze, e cosa fanno? Gli scrivono war tra il petto e lo stomaco. Mm-mm. E poi pare che la Crane Winkle infili prima un coltello, pianti il coltello nella gola a Lino la Bianca, e poi un forchettone nello stomaco di Lino la Bianca. Ok. Questo pare che si rifaccia a Piggies, una delle canzoni dei Beatles dell'album bianco, che dice i maiali sono usciti e sono andati a mangiare la pancetta con coltello e forchetta. Mm-mm. Una cosa del genere, adesso non mi ricordo esattamente le parole in inglese, però la traduzione è più o meno questa. E cosa fanno? Praticamente anche qua lasciano delle scritte col sangue sulle pareti. Su una parete scrivono Death to Pigs, morte ai porci. Su un'altra scrivono, che è tipico delle, se vuoi scatenare una guerra razziale così si capisce subito che sono gente di colore, scrivono Rise. Sì. Ok. Sì, Rise, alzatevi, risvegliatevi. Sì, esatto, nel sorgete. Senso di combattete, esatto, esatto. Ok.
e sul frigorifero scrivono Helter Skelter. Il sì, problema... lo scrive Pat, se non sbaglio. Sì, il problema è che lo scrive sbagliato. Sì. Scrive Helter Skelter. Cioè... sì, perché aggiunge una dopo la E. Esatto, e quindi sarebbe tipo lo Skelter che guarisce. Sì, 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 quello sarebbe Healer, però... ah, cioè è vero, Healer, non Hilter. Oh, sì, sì, però cioè, è strano perché comunque, minchia, adesso Manson li aveva stressati questa cosa dell'Helter Skelter e lei manco lo sapeva scrivere. Esatto, e infatti, e infatti, e tra l'altro, già che sono lì, che scrivono le cose sul frigo, mangiano, perché ovviamente ammazzare ti porta fame, si fanno una doccia e poi appunto fanno l'autostop e tornano allo Spawn Ranch. Allo Spawn Ranch. Tra l'altro, per la serie, aneddoti assolutamente inutili, che però io voglio dire, sai che cosa hanno mangiato dal frigo della Bianca? Sì, la frutta, l'anguria. L'anguria, quelle... hanno mangiato l'anguria e poi hanno bevuto latte cioccolato, che sì, appaiato con l'anguria no, non ci sta bene. Sì, fa un... sì, ma non è che avessero proprio questa alimentazione... Comunque. E aspetta, qua sì, dirò una roba che forse che può sembrare razzista, però loro stanno cercando di dare la colpa ai neri, sì, ok? E hanno mangiato l'anguria dal frigo, lasciando, sai, i neri mangiano l'anguria. No. Non la sapevi questa cosa? No. I neri mangiano pollo fritto e anguria, è uno stereotipo razzista che poi in realtà è vero nel caso degli americani. Ah, infatti, ok. Vabbè, c'è tutto un pezzo del comico Fluffy che fa riderissimo, dove fanno uno scherzo razzista ad un loro amico nero, che gli fanno arrivare una cesta piena di tutti i cibi che mangiano i neri, e il loro amico era tutto entusiasta delle cose nella cesta finché si è reso conto che era una cesta razzista, però poi ha detto sì, ma a me piacciono veramente queste cose. Vabbè, niente, vabbè, comunque io ho sempre pensato che la cosa dell'anguria era un ulteriore modo di dare la colpa ai neri, o forse ci ho pensato troppo io, loro in realtà hanno semplicemente trovato l'anguria. Però... non lo so, io questa cosa qui non... non lo so, apri un frigo pieno di roba e mangi proprio l'anguria e lasci le bucce in bella vista. Secondo me nella loro mente fatta di LSD era un chiaro segnale. E poi l'altra cosa, la parola pigs, oltre che chiaramente viene dalla canzone dei Beatles che hai citato, però era il modo in cui in quel periodo le pantere nere chiamavano i poliziotti. Pigs. Ah beh sì, hai ragione. Quindi non lo so, tanti dicono non sapevano neanche come utilizzare correttamente la parola pigs perché questi non erano poliziotti, però io ho sempre pensato forse è un messaggio lasciato ai poliziotti che arrivano. È possibile, sì, sì, è possibile. In realtà pare che la famiglia intendesse pigs i ricchi. Mm-hmm. Sì, 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 cioè, sì. Sì, e quindi sì, era una roba che poi alla fine cioè, non tornava con quello che volevano fare loro, cioè scatenare la guerra razziale, dare tutta la colpa ai neri, esatto, eccetera. E niente, praticamente appunto fanno l'autostop per tornare al, come si dice, allo Spawn Ranch, e già che ci sono si fermano anche a far colazione in un diner, così, col tipo che li sta portando. Sì. E cosa succede? Che appunto adesso Manson, mentre fanno la strage della Bianca, gli altri, va via con Sadie, con Linda Kasabian e con Steve Grugan, ok? E vagano un po' e poi praticamente in un quartiere, pare, a maggioranza nera, lasciano il portafoglio, ok? Sì, in realtà pare che Charlie continuasse a girare come aveva fatto prima, perché in realtà non sapeva neanche dove era un quartiere nero. Sì, esatto, sì, e non poi sapeva neanche a un certo cosa... punto si sono fermati in un posto che forse c'erano dei neri e l'hanno lasciato lì. Sì, sì. Allora, secondo me Charlie non sapeva proprio dove andare quella sera. Mm-hmm. Sì. Alla fine è arrivato alla casa della Bianca perché lì vicino c'era già stato e si ricordava dov'era. Perché non, secondo me, cioè, vagano così perché proprio non aveva idea di che cosa fare e di dove andare. Ok. Sì. E praticamente la Kasabian lascia il portafoglio di Rosemary la Bianca sul cassetto di uno scarico di un bagno pubblico. Perché? Perché la ditta che aveva quel bagno pubblico lì, nella pubblicità diceva che lavavano una volta al giorno. Mm. Che pulivano e disinfettavano una volta al giorno i bagni pubblici. Mm-mm. Quel portafoglio viene ritrovato 4 mesi dopo. Perfetto, direi. Perfetto, perfetto, perfetto. E praticamente appunto Charlie dice alla Kasabian che lui vuole uccidere un porco, ok?
E il primo che le viene in mente, visto la zona dove sono, che sono praticamente dalle parti di Venice Beach. Sì, Venice Beach, che è un postaccio. No, mi ricordo perché ci ho fatto un open mic, avevo paurissima, mamma mia. È un postaccio adesso, forse era un postaccio anche allora, mamma. Mai avuto così paura di andare in giro da sola di notte. Comunque. Sì, e pensa a loro. Pensa loro. Beh, no, vabbè. Gli altri dovevano aver paura di loro in realtà, comunque. Esatto. E niente, praticamente alla Casabian gli viene in mente che lì vicino abita un certo Saladin Nader, che sarebbe un attore, ovviamente non americano, immigrato, che aveva praticamente tirato su Sandy Good e Linda Casabian, ci aveva fatto delle cose mesi prima. Sì, tirato su come al solito tramite autostop, poi non si è capito perché in questo periodo quando dai un passaggio alle persone le porti a casa tua. Però... vabbè, lui era un attore, non lo so. E praticamente appunto Linda porta Manson e gli altri quattro all'Oceanfront Street 1101, che è lì a Venice Beach, e porta, in teoria dovrebbe portare Manson, in realtà non porta Manson, Manson manda gli altri, ancora una volta non ci va lui. E anche dovrebbe... a loro, se non sbaglio, gli dice tornate in autostop perché se ne va via con la macchina, se non sbaglio. Quindi di nuovo, cioè tu mandi la gente a fare omicidi e poi devono fare l'autostop per tornare. Cioè, ma guarda che Manson era un dritto, cioè nel senso lui non si è mai sporcato le mani. Sì. Cioè a parte quella cosa lì di Crowley e Inman che gli taglia l'orecchio, però ha cercato sempre di non sporcarsi le mani e di dare la colpa agli altri. Sì. Comunque non si sa, lei poi Linda Casabian testimonierà che l'ha fatta apposta, comunque sale al piano sbagliato, bussa, non c'è l'attore. Dice: ah, scusi, ho sbagliato casa, e se ne vanno tutti e tre senza uccidere nessuno. Per fortuna, tra l'altro, perché cioè, tra di loro c'era Scramblehead, che quindi comunque tanto a posto non sei, quello era capace che chiunque gli avesse aperto la porta poteva farlo fuori. Invece, per fortuna, non è morto nessun altro quella sera, che già bastano quelli che sono morti. Esatto, già bastano quelli che sono morti. E che cosa succede? Che da quel momento in poi la famiglia dà fuori di testa, perché ovviamente nessuno, a parte quelli che li hanno compiuti, sanno degli omicidi. Ogni tanto qualcuno dice qualcosa, racconta qualcosa, tipo a un certo punto Tex, però questo qua già succederà più avanti, dirà a Snake Lake, dirà li uccisi io, abbiamo fatto noi questa cosa qui. A volte ci scherzerà su Sadie. E la Krenwinkel, insomma, così. Però praticamente tra il 10 e il 17 agosto c'è questa furia in cui devono abbandonare lo Span Ranch e devono trasferirsi tutti al Baker's Ranch nel deserto. Sì, no? Tra l'altro pensano che l'FBI sia sulle loro tracce, perché se non sbaglio c'era la mamma di Tex che era preoccupata. Perché Tex fino all'adolescenza era il classico bravo ragazzo, no? Sì. Allora lei cercava disperatamente di contattarlo, continuava a chiamare, e finché Charlie gli ha detto: ma scusa, vuoi chiamare tua madre e farla stare tranquilla che ci sta stressando tutti? E lui dice: non posso chiamarla perché sta lavorando per l'FBI. Cosa non vera, però ha mandato, cioè erano già tutti in paranoia, gli ha mandato in paranoia ancora di più questa cosa. Sottolineiamo che la mamma di Tex non ha mai collaborato con l'FBI, però lui sarà fissato. No, ma io invece sapevo un'altra versione, che appunto fino a che Charlie non gli dice ma vuoi chiamare tua madre, tutto a posto. E qua praticamente Tex dice che lui ha chiamato sua madre e sua madre gli ha detto che lo cercava l'FBI per gli omicidi, però poi dice che lui ha detto questa cosa a Charles Manson per mettergli fretta e andarsene dallo Span Ranch. Cioè, in realtà è l'unica volta che ho mentito all'anima di Manson. Cioè, sì, certo. Perché lo chiamavano l'anima. Comunque, a questo punto c'hanno anche la paranoia dell'FBI, mentre in realtà la polizia non era neanche arrivata a connettere le due scene del delitto. Vabbè. No, esatto, ma neanche le tre scene del delitto, neanche quella di Inman. Ah, perché quelli che stavano indagando, i detective Whiteley e Gwenter, e Charles Gwenter, stavano indagando appunto sulla cosa di Inman, vedendo questi omicidi dicono: ma non è che sono tutti e tre collegati? No? E visto che una delle teorie è che la famiglia abbia fatto questi omicidi per scarcerare Bosoleil, gli viene risposta a questi due detective: ma quello che ha ucciso Inman l'hai già...
è già in galera, non può essere stato lui. Ok. E il problema appunto che cos'è? Che la polizia brancola nel buio perché non sanno veramente dove, cioè dove andare a cercare. In realtà vanno a cercare nei dintorni di quelli uccisi. Ad esempio Jay Sebring era anche uno spacciatore o comunque un forte consumatore di droga. Ma e anche Wojtek. Sì. Frykowski, infatti sì. Che appunto prima ho accennato che lui di base faceva il mantenuto, perché un po' lo mantiene Polanski, un po' lo mantiene la sua ragazza. Pare che fosse anche lui nei giri di droga, quindi... Sì, sì, ma addirittura la polizia arriva a cercare fino in Giamaica gli assassini di Sharon Tate, perché Jay Sebring viene fuori che era impastato con due spacciatori, due grossi spacciatori canadesi, che erano collegati con i fornitori che erano in Giamaica, e quindi cominciano... Cioè, nel senso, e quindi arrivano fino a indagare in Giamaica, tra l'altro in una setta voodoo, una roba così, per la scritta anche sulla porta. Certo. E quindi... No, e poi va detto che la cosa della droga, loro avevano anche trovato un grande quantitativo di varie droghe a casa di Tate. Sì. Che però, se teniamo conto che avrebbe dovuto esserci una festa... E teniamo conto dell'ambiente in cui si teneva questa festa e del periodo storico, cioè non era così strano avere quel quantitativo di droga in casa. Sì, sì, perché cioè, erano tante droghe varie, tipo avevano l'MDA, cocaina, hashish, marijuana, eccetera, ma non è che erano proprio tonnellate, cioè nel senso erano quasi per uso, diciamo, tra virgolette, personale. Beh, quindi, nell'ambito di una festa, sì, sarebbe stato uso personale nell'ambito di una festa con tante persone. Chiaro che visto tutto insieme era tanto. Esatto, esatto. E quindi cosa succede? Visto che è gente famosa e ricca, la polizia comincia a indagare in quella cerchia lì. Ok? E non si smuovono da lì, perché comunque le persone da sentire sono un'enormità. Sono veramente tante. E appunto allo Spar Ranch c'è tutta questa furia di andarsene, di andare nel deserto. L'11 e il 12 agosto la Kasabian mette in atto un piano per sparire nel nulla. Praticamente lei deve andare a portare i soldi per far uscire Mary Brunner di galera, perché ci sarebbe stato appunto l'udienza per Mary Brunner. E servivano circa $850. Lei prende una Volvo di un certo Annon, Mark Annon, che era appena entrato anche lui nella famiglia, si fa prestare la Volvo, si fa dare una carta di credito da Bruce Davis, che intanto era tornato dall'Inghilterra, eccetera, ed era il contabile di Manson, cioè della famiglia, era quello che teneva i soldi, si fa dare una carta di credito e l'11 agosto non arriva Mary Brunner in tribunale. Il 12 agosto arriva Mary Brunner per l'udienza, ma la Kasabian non c'è. La Kasabian è finita in New Mexico. Sì, sparita. È scappata, tra l'altro, lasciando lì la figlia. Tra l'altro, esatto, lasciando lì la figlia. E non solo. E adesso vediamo cosa succede. Perché il 16 agosto praticamente arriva la polizia allo Spar Ranch e fa un blitz della miseria. Cioè, arresta praticamente tutti. Con un mandato che non c'entrava niente con gli omicidi, ma proprio neanche lontanamente, era un mandato per le auto rubate, fondamentalmente. Auto rubate, di un buggy, eccetera. Il coraggioso Manson, appena comincia ad arrivare la polizia, salta fuori dal saloon, dal Longhorn Saloon lì dello Spar Ranch, e si nasconde sotto il pavimento. Ah, certo. Dappertutto cercano Manson, non lo trovano da nessuna parte e poi alla fine guardano sotto il pavimento, cioè nel senso nell'intercappedine tra del terreno e la base del saloon, quella che viene chiamato Crawl Space, però nel West c'aveva proprio, cioè nel senso quello era un villaggio del West, quindi c'aveva proprio i paletti, no? E praticamente illuminano lì sotto, c'è Manson sdraiato a terra in mezzo alla polvere, lo tirano fuori. Arrestano tutti, sequestrano tutto quello che c'è allo Spar Ranch, compresi i bambini, compreso il figlio di Danny De Carlo, che anche il bambino si chiamava Danny De Carlo. Ok. Ok. Il figlio della Kasabian e altri bambini che c'erano lì, compreso Michael Pubier. Sì. Michael Valentine. Valentine. Che sarebbe appunto il figlio di Manson, Pubier. Bear.
Bear. Ok. Pooh Bear. E vengono rilasciati praticamente tutti quanti il giorno dopo. Per un tecnicismo che sarebbe che il mandato di perquisizione, quindi l'arresto, era praticamente aveva la data del 13 di agosto. La polizia ha aspettato 3 giorni e non sono riusciti a trattenerli perché praticamente loro avevano varie cose sulla famiglia, compresa Katie Lutzinger, che aveva detto che erano trattati male, che a volte doveva prostituirsi, che c'erano le orge, eccetera. Lei era minorenne. Mm-hmm. E in più era la fidanzata incinta di Bozoleil. Sì. Ok. E cosa era successo? Che praticamente lei continuava a chiedere dove era Bozoleil, e Manson giustamente le ha detto: io ammazzo te e tutta la tua famiglia se non stai zitta. Però gliel'ha detto brutto, e quindi lei si è spaventata ed è tornata dalla sua famiglia e l'ha denunciato. Il problema è che cos'è? Che queste prove non bastavano a tenere tutta la famiglia dentro, e quindi vengono rilasciati tutti quanti. Mm-mm. Ok. Il 22 agosto Charles Manson viene riarrestato per possesso di droga. E qua non si capisce che cosa è successo. Pare che Susan Atkins, mentre lui era nelle capanne dietro quelle dei cattivi allo Span Ranch, stesse facendo sesso con questa Stephanie Schramm di 17 anni, che lui aveva conosciuto tipo in una stazione di servizio, si era innamorato follemente, se l'era portata via e lei era andata con lui, e praticamente stava facendo sesso con lei, e entra Sadie, ossia Susan Atkins, e mette nella camicia di Manson una sigaretta allegra. Subito dopo arriva la polizia e trova Manson con questa minorenne tutta nuda e una sigaretta allegra nella camicia, e lo arrestano. Lo rilasciano perché la sigaretta non era di droga. Almeno così sembra dal verbale. Lo rilasciano, eccetera. Insomma, perché lo rilasciano. Poi dopo ne parliamo meglio, però lui nella prima parte della sua vita era sempre dentro. Poi ad un certo punto, ogni volta che lo prendono, lo rilasciano sempre. Chissà come mai. E lo rilasciano il 26 agosto del 1969. Mm-hmm. Il 26 agosto del 1969 muore Donald Shorty Shee. E chi è Donald Shorty Shee? Meglio conosciuto come Shorty e basta, Shorty Shee. L'avevamo accennato nella scorsa puntata, no? Sì, sì. E adesso approfondiamo. Sì. Allora, questo Shorty era praticamente uno stuntman che voleva diventare attore, ok? E lavorava lì allo Span Ranch. E ha sempre avuto contrasti anche molto forti con Manson, ok? In quest'ultima occasione Manson dà la colpa a lui se è stato arrestato insieme a Stephanie per la droga, perché lui dice... è lui che mi ha nascosto la sigaretta nel... perché Sadie non dirà mai niente di sta cosa qua, no? L'unica sarebbe Stephanie, che dice che mentre facevano sesso ha visto qualcuno entrare che sembrava una donna. Comunque Manson dà la colpa a Shorty se l'hanno arrestato. In più Shorty, insieme a un altro, stava cercando di convincere un altro che si chiama Swartzy, stavano cercando di convincere George Spawn a vendere lo Span Ranch a una società che voleva praticamente costruire un tipo un villaggio vacanze per oriundi tedeschi, che in America non lo so, forse sono ricchi, non lo so. Beh, mi sembra giusto. E tra l'altro ricordiamoci che Manson stava cercando di far intestare il ranch a Squeaky, quindi comunque cioè voleva rimanerci in sto ranch. Voleva proprio il ranch. Infatti, e niente, praticamente c'erano sempre stati questi, è sempre stato un testa a testa tra Shorty Shee e Manson, e praticamente la notte non si capisce perché praticamente si perdono le tracce dal 27, Shorty sparisce nel nulla. Intorno alla morte di Shorty ci saranno leggende nella famiglia, per far vedere quanto è cattivo o potente Manson. Pare che abbiano fatto a pezzi il corpo e distribuito nel deserto, lui l'abbia polverizzato,
il corpo l'abbiano... In realtà no, cioè nel senso in realtà no, lo seppelliscono in un punto che è molto difficile da trovare, cioè nel senso... Perché è lì vicino al ranch, ma non abbastanza vicino da dire ok, scaviamo qua. Devi proprio vagare nel deserto per trovarlo. Comunque appunto questo omicidio pare che sarà fatto da Clem Scrambled e il nostro Steve Grugan e Bruce Davis. Sì. Sono quelli che poi sono stati arrestati per, e condannati per questo omicidio. E dopo l'omicidio di Shorty praticamente arriviamo a settembre. Il primo settembre del 1969 Steven Weiss, un ragazzino di 10 anni, trova una Bantline Special col manico rotto vicino a casa sua, dietro un cespuglio praticamente. E cosa fa? Se, stando attentissimo a non toccare la pistola, perché lui vedeva i telefilm tipo FBI, così, quello che si vede anche nel, come si dice, nel film di Tarantino, lui sta attentissimo a non toccare la pistola e grazie a, e col padre la consegna alla polizia. Questa pistola non la cagheranno fino al dicembre del 69. Il 3 settembre del 1969 praticamente Peter Sellers, Warren Beatty e Yul Brynner mettono una taglia sulla testa di quelli che hanno ucciso Sharon Tate di $25,000, che più o meno al cambio attuale sarebbero un $150,000-$160,000, così. E uno dice, ma che cosa c'entrano Peter Sellers, Warren Beatty e Yul Brynner con Sharon Tate? C'entrano dei filmini che hanno trovato nella casa di appunto Roman Polanski e Sharon Tate, diciamo dei balletti rosa, uno dei quali dei cosa? Dei balletti rosa. Balletti rosa, okay. Sì, diciamo, vabbè, diciamo dei porno amatoriali. Esatto, che tra l'altro la polizia aveva detto sì sì, questi sono video privati di Roman e compagna, sono loro che fanno l'amore, e invece non era proprio così. E non era proprio così, non erano solo loro, e spesso Sharon Tate non era neanche proprio, diciamo, in coppia, nel senso erano anche cose a più persone. Esatto, diciamo. E con il consenso non siamo sicuri che ci fosse da parte di Tate, perché si sentivano le voci fuori campo di Polanski che stava dirigendo, essendo lui un regista. Però esatto. Ecco, non sembrava molto... Vabbè, niente. Molto abbiamo detto che il rapporto non era proprio dei migliori. Esatto, esatto. E tra l'altro pare che ci fosse appunto questo filmino Osè di Peter Sellers sulle piste da sci. Questi filmini sono spariti, diciamo, nel nulla. Sì. Filmini, foto, cose sono spariti nel nulla. Tra l'altro, una cosa importante è che la polizia, cioè parlando dei coniugi La Bianca, degli omicidi La Bianca, dice una cosa strana durante una conferenza. Dice, non abbiamo prove, cioè nel senso più prove di quelle che vi abbiamo detto, e stavolta non abbiamo neanche video. E quindi si sottintende che ci fossero dei video forse della strage di Tate. Cioè, nel senso, è un'affermazione un po' strana. Questa volta non abbiamo neanche i video. O si riferiscono appunto ai video trovati a casa di questi qua di cui stiamo parlando, o dei video magari girati da qualcuno della famiglia che era lì e che non si è mai saputo. O anche qualche forma di camera di sorveglianza, che ai tempi chiaramente non c'erano, però sì. Polanski è un regista. Ha accesso a telecamere di un certo tipo, quindi può darsi. Infatti. Che poi tra l'altro anche la famiglia aveva accesso a telecamere di un certo tipo, perché praticamente rubano un camioncino, a un certo punto rubano un camioncino della NBC con dentro... videocamere, sistemi di registrazione eccetera, che useranno per fare anche lì dei video che diventano leggenda, che poi sono spariti nel nulla. Però sui video poi ci torniamo alla fine, perché ci sono delle cose. E quindi niente, alla fine, vabbè, per farla breve, praticamente prima del settembre del 69, prima della taglia e prima del ritrovamento della pistola, Manson riesce a trasferire la famiglia nel deserto, nella Death Valley, alla ricerca di questa benedetta gola del diavolo, sì. Città
interrata l'abisso, e, eccetera. E cosa succede? Che vivono nel deserto. Manson inventa Mad Max, cioè, nel senso che lui con le sue dune buggy rubate praticamente scorazza a destra e a sinistra e fa piani per invadere le due cittadine del deserto che erano lì vicino, cioè che erano lì nella Death Valley, no? Così, e cose del genere. Finché a un certo punto, il 19 settembre, non si sa esattamente quando, finisce in una buca, o meglio, rischia di finire in una buca, no? Che è stata abbastanza profonda, è stata scavata con un... scusa, con una ruspa da $30,000 dello Stato, mm-hmm. no? Ora, non si sa esattamente cosa stessero facendo. Probabilmente stavano cercando di fare delle buche. Manson è convinto che abbiano fatto delle buche per farci finire dentro lui, no? Mm. E quindi cosa dice? Ovviamente bruciamo la ruspa. Beh, certo. E quindi con quelli della famiglia praticamente fanno questo falò con questa ruspa da $30,000, cosa che fa incazzare diversi dipartimenti del deserto, perché è vero che siamo nel deserto, comunque c'erano delle cittadine, è vero che non passava sempre la polizia, ma c'era la forestale. Mm-hmm. E infatti gli agenti Powell e Purcell si mettono sulle tracce di questi vandali che hanno bruciato questa ruspa, ok? Sì. Ovviamente andando in giro con macchine di un buggy eccetera lasciano le impronte, loro seguono le impronte delle macchine e arrivano al Berkers Ranch. Certo. Arrivano al Berkers Ranch, fanno delle indagini, parlano insieme a Paul Crockett, che era, se vi ricordate, il cercatore d'oro di Scientology che aveva rubato due persone a Manson e bla 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 bla, e praticamente lui denuncia Manson, ma lo denuncia sottovoce perché lui dice che Manson è pericolosissimo, lui è il diavolo. E Crockett dice una roba tipo: io potrei parlare con voi, ma lui potrebbe essere tipo a 2 metri da qua a sentirmi, e poi stanotte mi taglia la gola. Certo, perché lui aveva i poteri magici, era il wizard. Esatto, e quindi questo qua è per capire il potere che aveva Manson sulla gente che gli stava intorno. Mm-mm. Ok, e quindi arriviamo finalmente a, diciamo, l'arresto. Sì. No, della famiglia, ossia il 9 ottobre. Allora, il 9 ottobre di notte Stephanie Scram, quella lì che era stata arrestata insieme a Manson con la sigaretta simpatica eccetera, e Kitty Lutzinger scappano, sì, a piedi. Kitty è la ragazza di Bosoleil. Sì, è quella che tra l'altro appunto poi a un certo punto lei torna dai genitori, poi non vuole più stare lì, vuole tornare con la famiglia, torna con la famiglia, adesso scappa ancora insieme a lei, e la mattina del 9 ottobre praticamente fanno una retata. Mm-hmm. Tra l'altro non c'è Tex, perché loro comunque sono rimasti un paio di mesi lì nel deserto, no? Tra la fine di agosto e l'inizio di ottobre. Manson non c'era, che era a LA con Bill Vance quando fanno questa retata. Mm-hmm. E Tex invece era andato a cercare dei rifornimenti, perché a un certo punto questi qua finiscono il cibo. Sì. Finiscono il cibo, finiscono l'acqua. Manson ordina di non muoversi più di giorno, di muoversi solo di notte, di razionare le ultime provviste che gli sono, cioè di benzina per far andare in giro lui con la sua dune buggy, ne hanno a vagonate nascosta nel deserto, di roba da mangiare non c'hanno più un cacchio. Sì, e poi quindi, quando avevano la roba da mangiare, a volte Manson o altri portavano tipo i sacchi di riso e basta, mangiavano veramente... E cosa succede? Che appunto Tex va a cercare del cibo, mm-hmm, ma gli si rompe la macchina in mezzo al deserto, quindi lui l'ultimo pezzo di deserto lo attraversa a piedi, e già che c'è va in Texas e ricomincia a vivere lì in Texas a Cooperville dai suoi. Va dai suoi genitori, tra l'altro se non sbaglio lo va a prendere sua sorella, e la prima cosa che fa è portarlo da un parrucchiere. Ma tu, sì, non ti fai vedere a casa conciato così, quindi da un barbiere, cioè, quindi lo ripuliscono, esatto, e ritorna il bravo ragazzo di sempre. Esatto, bravo, bello e pulito. Appunto c'è questa retata il 9 ottobre, ma appunto non c'è Manson era lei. Manson torna il 12 ottobre e praticamente cosa succede? Che la polizia proprio il 12 ottobre torna al Berkers Ranch per vedere se c'è qualcun altro. Mm-mm.
e ovviamente trovano qualcun altro. Fanno questa irruzione dopo aver visto appunto Manson entrare nel corpo del Berkeley Syringe, ma Manson non c'è da nessuna parte. E quindi cosa succede? Che l'agente Powell comincia a perquisire la casa, entra in un bagno blu, e praticamente dal mobiletto sotto il lavandino a un certo punto vede spuntare dei cappelli, sì, e delle dita che tentano di tirarli dentro. Il grande Charles Manson, che poi era 1,68 m scarsi, praticamente si era infilato per nascondersi nel mobiletto sotto il lavandino di un bagno. Sì, cioè ecco, proprio aveva anche delle... era molto flessibile comunque. Qua ritorniamo al discorso che probabilmente era bravo a letto. Sì, perché sì, era sì, proprio incastrato dentro, cioè il capello era rimasto fuori perché lui comunque doveva aver fatto fatica a chiudere la porta. Sì. Era uno spazio molto angusto. Eh sì, cioè un mobiletto sotto il lavandino... cioè è difficile, e quindi è così, che arrestano Manson, e lo arrestano ovviamente per detenzione di macchine rubate, per furto d'auto, per tutte le dune buggy che avevano rubato, perché ovviamente le prime gliele aveva trattenute la polizia alla prima retata del 16 agosto, e quindi si erano dovuti procurare altre di un buggy. Ovviamente i soldi non li avevano e le avevano rubate, avevano provato a recuperare quelle lì che erano comunque alcune di loro proprietà, però la polizia non le aveva più date, cioè nel senso il coso, e quindi vengono arrestati. Viene arrestata anche Sadie, che è Susan Atkins, e viene messa nel carcere di Sybil Brand, ed è l'unica che è praticamente stata incarcerata lontana dalle altre e da Los Angeles, che perché lei aveva già una condanna, cioè già una condanna che le pendeva, un ordine di comparizione che le pendeva sulla testa, sempre per furto o una roba del genere. Comunque, e quindi viene... E il problema è che cos'è? Che devono ovviamente riuscire a trattenere sti ladri d'auto. Li hanno trovati... Cioè, le dune buggy non è che erano proprio lì, cioè non è che le stavano guidando. Erano sparse e nascoste nel deserto, perché le nascondevano praticamente sotto i cespugli, sotto i paracadute... Che ovviamente avevano rubato, eccetera. Quindi non è che potevano essere cioè associate a loro. Nel senso, finché non li trovi con le mani, con la prova in mano, ok. E qua arriva in soccorso Kitty Lutsinger, che praticamente è dei genitori, non riesce a contattare Bobby Bozzolelli, perché ovviamente è in galera e sta subendo i processi. Tra l'altro ne subisce tre di processi prima di essere condannato, così. E lei conferma ai due agenti, Whitey e Gunther, quelli di prima, ok, e Gunther, che praticamente lei ha visto Manson sfrecciare più volte sulla dune buggy che trovano mimetica con le ciocche dei capelli delle ragazze attaccate. Perché un'altra cosa che non abbiamo detto, a un certo punto nel 69 Manson... dice: tutte le ragazze si devono tagliare i capelli perché dobbiamo fare questa coperta che mi proteggerà mentre scenderò nell'abisso. Mamma. E quindi tutte le ragazze si taglieranno i capelli, infatti vedrete poi le foto sia nel video che poi alcune le metteremo anche su Instagram, delle ragazze con i capelli corti e una ciocca lunga. Perché praticamente si sono tagliate i capelli, la ciocca è la ciocca della strega. Non lo certo, so, mi sembra giusto. E i capelli tagliati praticamente sono finiti tipo in una coda di quelle del Luna Park, prendi la coda, vinci la gara, attaccate alla dune buggy di Manson. Certo, okay. Mamma mia. E niente, quindi Kitty testimonia che quella dune buggy era guidata da Manson, e quindi riescono più o meno a tenerli in galera. Ok. E Sadie è da sola a Sybil Brand. Sì. E... quindi che cosa fa una persona normale, no? Comincia a chiacchierare con le sue compagne di cella, Virginia Graham e Shelley Nadel. Sì, che tra l'altro vuoi sapere una curiosità su queste due compagne di cella? Nella loro vita, per caso, erano state entrambe sposate con lo stesso uomo in tempi diversi. E poi erano in cella insieme, però erano super amiche. Sì, no, che fosse questa cosa qui dello stesso uomo non lo sapevo. Sì, praticamente per un certo periodo è stata sposata una, poi un'altra, però hanno trovato sorellanza nel parlar male di questo, evidentemente, quindi... È possibile, anche perché trovano sorellanza anche nelle confessioni di Susan Atkins, perché guardando appunto il telegiornale
ovviamente la notizia che andava di più era l'omicidio di Sharon Tate, con le varie ipotesi eccetera, e se sedi Susan Atkins a un certo punto dice sì vabbè, ma intanto le abbiamo uccise noi. E comincia a raccontare per filo e per segno queste due che cosa hanno fatto. Sì. E quindi loro due ovviamente per avere sconti di pena vanno a denunciare la cosa, vengono allontanate da sedi perché loro fanno le loro deposizioni. E cosa succede se la polizia le avesse rimesse in carcere con come si dice, con Susan Atkins? La loro testimonianza non sarebbe stata più valida, perché loro sarebbero state usate come agenti. Mm-hmm. E quindi sì, avrebbero inficiato la deposizione, cioè okay, era una vecchia legge. E quindi grazie a queste cose di Susan Atkins si viene a sapere che la famiglia ha compiuto le stragi Tate e la Bianca, e quindi cominciano le indagini sulla famiglia, tutti, anche quello di Inman viene accorpato. E il 5 novembre praticamente Christopher Zero, mm-hmm, che è uno della famiglia, muore. Sì. E come muore? Muore con un colpo di pistola alla testa a casa di Mark Ross, mm-hmm, un altro che lui dice no vabbè, ma io ho incontrato Country Sue e Little Patty a Venice e gli ho detto ma sì, venite a casa mia a stare per un po'. E loro si sono presentate con Bruce Davis, uh-huh, il solito Bruce Davis, e appunto questo Christopher Zero, che era in camera con Little Patty. A un certo punto Country Sue e stava facendo pare il tè in cucina. Mark Ross, il proprietario di casa, ovviamente non era in casa, era a fare tipo lezioni di recitazione così, e parte questo colpo. Quando vanno a vedere che cosa è successo, Bruce Davis tocca la pistola e lascia casualmente l'impronta sul praticamente il ponticello del grilletto. Sì. E lui dice perché ho toccato la pistola. Little Patty era in camera con questo Zero e le dice che praticamente lui ha tentato di fare la roulette russa. Esatto. Con la pistola di Mark Ross. Peccato che la pistola aveva tutti i colpi. Esatto, e non si gioca così alla roulette russa. Okay? E non si gioca così alla roulette russa, anzi. E niente, quindi questo omicidio questa morte verrà catalogata come suicidio. Sì, anche se pare che sulla pistola non c'erano le impronte di Zero. No. Però, vabbè, si è sparato da solo senza lasciare le impronte, ha senso. Va detto sì, che Manson non aveva mai riposto fiducia in Zero. E dopo che era lui stato imprigionato, Squeaky e Sandra Good erano fuori. La Good era fuori perché era stata presa insieme alla Brunner e poi sì, l'avevano mandata fuori perché era incinta. Sì. Quindi Squeaky e lei andavano sempre a trovare Manson, e infatti c'è la teoria che Manson abbia detto di far fuori questo Zero, che era un anello debole. E se non sbaglio, dopo che muore Zero, Leslie ci rimane malissimo, la sì, Van Houten, perché era sua amica, e quindi valuta di collaborare e parla con la polizia facendo i nomi di Linda, Pat, Susan e Tex, però poi dopo si rimangia tutto, ma sì, intanto gliel'ha detti. Intanto, esatto, sì, perché poi appunto ci sono un sacco di personaggi e tutta questa storia è veramente intricatissima. Ma infatti guarda, inizialmente dicevo la polizia ha fatto un pessimo lavoro con questo caso, poi cercando di parlarne qui in questo podcast, cioè è impossibile parlarne perché ci sono tipo 50 persone coinvolte e non sto esagerando con il numero. No. E quindi cioè sto pensando, caspita, ma la polizia ma come hanno fatto? Poi tutta gente strafatta, strana, che mentono. Che si presentano con altri nomi, perché Susan, sì, Susan Atkins è stata incarcerata con un altro nome. Certo. Cioè, nel senso, perché avevano tutti i documenti falsi o taroccati o di qualcun altro, tutti avevano 2, 3, 4, 5, 12 mila soprannomi. Mm-hmm. Cioè una roba così. E praticamente dopo il 5 novembre, che appunto muore Zero, trovano un'altra ragazza, Jane Doe 59, morta con 155 coltellate alla gola. Ora. Un po' eccessive. Sono tante. E cioè, ora provate voi a dare 155 pugni sul tavolo forti, vedete quando vi stancate.
E questa ragazza è stata identificata solo negli anni 2000 attraverso il DNA ed è Reed Juverson. Okay. No, una ragazza che si era trasferita a Los Angeles, eccetera. Forse ha fatto parte della famiglia, forse no, non si è capito bene, pare che invece sia stata uccisa da qualcun altro. Ok, però qualcuno almeno di strafatto, perché 155 coltellate uno normale non le dà, anche certo. Se sei molto arrabbiato, cioè ti stanchi fisicamente prima. Ok. Sì, io non ricordo nemmeno un caso in cui ad una singola vittima siano state inferte così tante coltellate, cioè abbiamo parlato di un sacco di gente morta per accoltellamenti, ma neanche al centinaio siamo mai arrivati. No, esatto. Quindi. Esatto. E per non saperne leggere né scrivere, il 30 novembre del 1969 Bruce Davis torna a Londra, va a lavorare per Scientology. Okay. Giusto. Esatto. Si toglie dalla situa, insomma. Esatto. E il 30 novembre viene arrestato Tex a Cooperville, perché ovviamente Susan Atkins poi è deposto, poi questa deposizione viene, lei la ritira, nel senso dice no, non è vero così, però intanto appunto ha fatto i nomi di tutti e ha spiegato come sono andate le cose, quindi ci sono gli estremi per fare il processo, per processare tutti e quattro. Il 2 dicembre del 69 in Inghilterra muore Joel Pug, o Joel Pug, che è l'ex marito di Sandy Good. O Sandra Good. Sì. Viene trovato morto in un hotel a Londra con la gola tagliata e le vene tagliate. Anche questo caso viene derubricato come suicidio. Fatto è che ci sono alcune cose che non tornano. C'era Bruce Davis a Londra quel periodo. Okay, una è quella. Seconda cosa, Sandra Good riceveva un mensile dalla famiglia, perché lei era di famiglia benestante. E Joel Pug, o Pug, o Pug, come si chiama, praticamente era il suo ex marito, che pare che voleva avere lui quei soldi, eccetera, quindi stava mettendo i bastoni tra le ruote a Sandra, che ovviamente tutti i soldi che aveva li dava Manson. Certo. E questo Joel Pug ci lascia per suicidio. Pare che abbia scritto qualcosa sullo specchio, ma non si è mai capito che cosa abbia scritto. Col sangue, tra l'altro. Vabbè, comunque. Il 16 dicembre del 69, il papà di Steven Weiss, il ragazzino di 10 anni che ha trovato la pistola, chiama la polizia e dice: ma sentite, ma la pistola che abbiamo trovato noi, visto che comunque siamo dalle parti lì di Cielo Drive, cioè, non è che c'entra qualcosa con gli omicidi? Allora, innanzitutto la polizia deve cercare dove cacchio è stata messa questa pistola, perché è stata presa e messa. Sì, l'hanno messa via così. Esatto. E alla fine ovviamente l'analizzano e trovano il sangue di Frejkovskij, lo trovano sia sul cane della pistola che sul come si dice, sull'impugnatura. Sì. Ok. E tra l'altro poi hanno i problemi a rilevare le impronte digitali, però, perché mentre il ragazzino era stato molto attento, i poliziotti senza guanti hanno proprio preso brutalmente la pistola lasciando le loro impronte, quindi esatto. Ottimo lavoro della LAPD come al solito. Esatto, però la cosa buona è che mancava il rivestimento dell'impugnatura e corrispondeva con i pezzi trovati a casa di Tate e Polanski. Ok, e quindi il 15 giugno del 1970 comincia il processo a Charles Manson. Il giudice è il giudice Charles Herman Holder e i pubblici ministeri sono Vincent Bugliosi e Aaron Stovitz. Esatto. Vincent Bugliosi, vabbè. Vincent Bugliosi. E qui adesso, vabbè, allora il processo ne parliamo velocemente perché, vabbè, succedono tante cose, ma non sono tanto, cioè nel senso tanto importanti. Sì, è un processo molto divertente, se si può usare questa parola, perché sì. Sia Charlie che le ragazze fanno di tutto per fare i pazzi.
Sì, assolutamente. In tribunale, al punto che ad un certo punto le ragazze, anzi Susan Atkins, ad un certo punto viene allontanata dal tribunale e deve stare in una stanza adiacente perché a un certo punto è andata da Bugliosi e gli ha strappato i fogli che aveva davanti. Sì. E poi più avanti lo faranno anche con Charlie, lo metteranno in una stanza adiacente, quindi comunque sente tutto il processo, sì, ma sì, non gli è permesso stare nella stanza perché causavano troppi problemi, facevano rumore. Poi c'erano tutti i followers della family che non erano stati arrestati, che erano in tribunale a fare le proteste, a fare sì, le cose. Quindi è tutta un baraccone. Sì, è diventato un circo mediatico in cui un po' di gente ci ha sguazzato. Mm-hmm. Anche perché da subito Charlie comincia a ricusare gli avvocati, vuole difendersi da solo, stile Ted Bundy. Ovviamente i giudici non vogliono. Allora lui ricusa il giudice e quindi poi arriva questo Holder. E lui insiste che si deve difendere da solo, dice alle ragazze di licenziare gli avvocati, e quindi anche lì le ragazze continuano a cambiare avvocato, eccetera. E alla fine la strategia di Manson è quella che le ragazze si devono autoaccusare. Gli avvocati impediscono sta cosa, non glielo fanno fare. Tanto che Susan Atkins dice a un suo avvocato, dice una cosa tipo: ma come fanno a pensare che è stato Bobby a coltellare Inman mentre io lo tenevo fermo? Ti pare che io posso tenere fermo un uomo? E se, ovviamente era Bobby che lo teneva fermo mentre io lo coltellavo, e questa cosa non è mai uscita. Tante altre cose sono uscite dalle ragazze verso gli avvocati. Una era il fatto che ad esempio Manson costringesse le ragazze a fare sesso coi cani. Sia orale che proprio sesso. Infatti questo Juan Flynn, che era uno che lavorava lì allo Span Ranch, pare che abbia contratto la sifilide canina. Mamma mia. Ok. E infatti in tanti della famiglia, cioè nel senso in tanti legati alla famiglia, dicevano agli avvocati: fate quello che volete con le ragazze, non fatevi fare le fellazio. Che meraviglia. Okay. E poi appunto vengono fuori tutte queste cose, tutte le condizioni infime in cui vivevano nella famiglia. Gli avvocati comunque si prendono a cuore queste ragazze, tentano di salvarle e tentano di impedire a Manson di salvarsi lui facendo accusare le ragazze, facendo capire, certo, che era tutta un'idea delle ragazze. Ovviamente il testimone principale è Linda Kasabian, sì, perché lei viene arrestata il 1 dicembre perché torna a riprendersi la figlia, no? Sì. Dal New Mexico, e viene fermata e viene arrestata. Viene arrestato anche Tex. Sì. E la Kasabian è la testimone chiave, quella che ha assistito alle cose e non ha... In realtà lei si mette d'accordo, ovviamente accetta il patteggiamento, cioè nel senso accetta di denunciare tutti ovviamente per salvarsi. Sì, beh, lei si becca proprio l'immunità, quindi fa un ottimo deal. Tra l'altro la testimone chiave dell'accusa inizialmente avrebbe dovuto essere Susan Atkins, però sin dall'inizio Bugliosi non si fidava tanto di lei, ha ragione in questo caso. E quindi poi in realtà la Kasabian l'avevano tenuta come piano B e poi dopo hanno usato il piano B. Esatto, il fatto è che Manson a un certo punto cerca di far passare il messaggio che è tutto il contrario di quello che dice la Kasabian. È la Kasabian che ha organizzato tutto e ha fatto uccidere lei tutti quanti. Il 24 luglio del 1970 c'è la famosa cosa che Manson si presenta in tribunale a deporre con la X sulla fronte. Esatto. Cosa che poi tutti i membri della famiglia rimasti fuori faranno. Si faranno questa X anche le tre imputate. Anche loro, sì. Che non l'abbiamo detto, sono Leslie Van Houten, sono Patricia Krenwinkle e Susan Atkins. Sono le altre tre imputate per i due omicidi. Più Tex, che però verrà... Verrà... No, stavo per dire quello. Tex lo processano un po' più avanti. Per quello non c'è in questo grande processo. Esatto. E tutte hanno sta X sulla fronte. Ora, Manson dice che la X se l'è fatta, se l'è incisa con una lametta perché si cancellava dall'umanità. Sì. Ok.
Leggenda vuole che Manson durante il processo sia stato messo, cioè nel senso ovviamente non durante il processo, cioè nelle notti, fosse stato messo in cella con due musulmani di colore che mm-hmm. gli hanno detto che avrebbero ucciso, che i musulmani avrebbero ucciso tutti i bianchi tranne quelli con la X in fronte. E lui cosa vuoi che faccia? Si fa la X in fronte per non essere ucciso dai neri, no? Certo. E però poi lui dice che in realtà se l'è fatta per cancellarsi dalla società. Beh, in ogni caso aveva una X in fronte e tra l'altro ricordiamolo, una X, perché molti pensano che sia passato direttamente alla svastica, invece è stato un percorso un po' più lungo. La X, poi dato che ormai gli era rimasta la cicatrice, poi dopo lo vedremo in carcere, comunque si unisce ovviamente al Aryan Brotherhood, quindi sì, al gruppo dei ariani. Ovviamente, perché ci sono i clan in prigione dove poteva mettersi Manson, quindi già c'aveva una X, gli ha aggiunto altre quattro stanghette e sì, da lì la famosa svastica. Sì, peccato che all'inizio se la fa al contrario, cioè nel senso guardandosi allo specchio la fa giusta allo specchio e quindi al contrario, quindi dopo la deve anche correggere e quindi sono tipo quattro times. Vabbè. Comunque. Però il problema del processo è che, ok, le tre ragazze sono colpevoli fisicamente, cioè nel senso sono sì, le esecutrici materiali degli omicidi, ma come facciamo a incolpare Manson? Come facciamo a legare Manson a questa storia qui? È qua che Vincent Bugliosi tira fuori la storia dell'Helter Skelter. Esatto, che noi nel raccontare questa storia abbiamo abbastanza presa per buona. Per alcune cose, perché le abbiamo date, cioè ne abbiamo parlato anche nella puntata scorsa, oltre che in questa. Sì, sì. E questo è perché nella teoria di Helter Skelter del vero probabilmente c'è, perché se poi tu ascolti le testimonianze di tutte queste persone che erano lì, ti diranno che Manson effettivamente parlava di questa città nascosta della guerra tra i neri. Sì, sì. Quindi qualcosa di vero c'è, però Bugliosi, non lo so, la esagera un po'. Sì, esatto. Anche perché uno dei grossi buchi di questa storia è la motivazione per cui sono stati commessi le stragi Tate e la Bianca. Mm-mm. Perché ci sono delle scuse, liberiamo Bob, facciamo, che ne so, diamo la colpa ai neri, però non sono delle motivazioni esatte. Mm-hmm. Cioè non sono delle cose che dici, ah ok, è successa quella roba lì. E quindi perché sono successi questi omicidi? Non lo sapremo mai, perché mille versioni. Tu dici la versione di Bugliosi? Sì. Tra l'altro chiaramente in questo processo sono stati interrogati anche i nostri cari Dennis Wilson e Terry Melcher, sia prima sia poi dopo in fase di processo. E mentre Dennis minimizza, perché non vuole chiaramente essere associato a tutto questo, Melcher mente e mente anche sullo stand, mente anche sotto giuramento, dice di non aver avuto nulla a che fare, dice di non essere andato a Spawn Ranch mentre invece c'è andato. E poi ad un certo punto, visto che abbiamo citato prima delle ragazze che venivano considerate tipo cani, sì, Terry con un'eleganza incredibile dice: ma scusate, perché io dovrei scopare quelle luride cagne quando sto con una ragazza così figa? Tira fuori la foto della sua ragazza. Quindi insomma, Melcher non è proprio una persona fantastica, devo dire. E tra l'altro luride cagne l'ho tradotto in italiano, però lui usa proprio unwashed dogs. Cioè non è che dice okay, dirty bitch, che tu dici vabbè. Sì, sì. No, unwashed dogs, quindi. Ma quello lì, il problema dell'igiene intima era un grosso problema nella famiglia. Nel senso, esatto, anche quando erano allo Spawn Ranch, perché un'altra cosa che non abbiamo detto, le docce non funzionavano mai. E loro andavano a lavarsi al fiume o alla cascata di vicino. Poi figuratevi nel deserto, cioè non avevano da bere, non avevano da mangiare, figurate se potevano lavarsi. Era esatto, il problema dell'igiene. Ma infatti, ad esempio, un altro problema era proprio che la famiglia era stufa di aspettare che Manson trovasse questa imboccatura del diavolo, questo coso, e si stavano veramente scocciando. Però anche lì Manson, cioè allora se io devo dire una cazzata, cioè la dico realizzabile, mm-hmm,
cioè io non posso convincere sì. 30 persone di una cosa così fuori di testa che loro ci possono credere, però a un certo punto io la devo cioè realizzare, nel senso, piuttosto di facciamo sta roba qua e poi scappiamo tutti in Florida. Esatto, esatto, perché c'è un numero così tale di persone, convincerlo con questa storiella magica non torna, sì. non torna in nessun modo, anche se, come ho detto, effettivamente Manson tirava in ballo queste cose, perché io prima pensavo che forse Bugliosi era riuscito a far dire a tutti quello che voleva lui. Sì. Però poi ho pensato, sono troppi, cioè non è possibile, anche Diane Lake nel suo libro parla di questa città incantata, quindi qualcosa di vero c'è. Però appunto, secondo Bugliosi, se si legge Helter Skelter, che è il libro scritto da Bugliosi, che comunque lui ci ha fatto un sacco di soldi su questa storia qui, Manson era in grado di ipnotizzare le persone. Cioè era tipo, era veramente, come l'ho chiamato la scorsa puntata, l'emblema del male, cioè lo era veramente. E sì, quindi, sì. Cioè Bugliosi riesce a far mettere dentro Manson con questa teoria qua, dicendo che lui aveva convinto tutti a scatenare questa guerra razziale perché poi sarebbero andati nella città incantata, e ora siamo onesti, qualcosa non torna, cioè non può essere questa veramente la motivazione. E cioè, prima di addentrarci sulle altre teorie, sì. vorrei solamente parlare velocemente di chi era Bugliosi. Sì. Perché non, io ho notato che spesso non si... Secondo me è una persona piuttosto discutibile. Ora, la vita personale di una persona non dovrebbe influire su come si valuta la sua vita lavorativa, però Vincent Bugliosi aveva dei problemi mentali. Ok, questo lo dobbiamo sempre a Tom O'Neill, che ho citato prima, che ha scritto Chaos, un libro che parla di Charles Manson e della family, e che esplora tutte le altre teorie possibili. Non arriva ad una conclusione perché è impossibile, però ti riempie, se leggi quel libro lì ti riempie di dubbi. E lui ha avuto molto da ridire con Bugliosi, che a un certo punto l'ha minacciato anche, cioè quindi comunque una persona che minaccia un giornalista per non fargli pubblicare un libro. Ma non solo, quando era più giovane, io queste cose le voglio dire, sì, sì. Bugliosi è sposato, ok? Sua moglie resta incinta e tu dici, sei felice che tua moglie è stata incinta? No, lui si convince che il vero padre del bambino è il lattaio. E perché, sapete, anni 50 c'era il milkman, certo. che ti portava il latte tutte le mattine, e per molte casalinghe, cioè perché c'era questo mito del lattaio? Perché a volte il lattaio era un ragazzo giovane prestante e la casalinga a casa sua tutto il giorno lo invitava a casa. Non era questo il caso della moglie di Bugliosi, ma lui si era fissato al punto che ha fatto stalking a questo lattaio per 3 mesi e ha reso la vita di sua moglie un inferno, al punto che poi la moglie è andata a casa del lattaio per parlare con lui e sua moglie e dire, scusate, questo è convinto che tu sei il padre, sì, del bambino, non so più come spiegargli che noi non abbiamo mai avuto un rapporto, ma ti prego fai l'esame del DNA perché questo è convinto. Quindi c'è, cioè, è stabile di mente una persona così? No, è assolutamente paranoico. Ma questo, fosse questa la cosa peggiore che ha fatto, sai cosa ha fatto dopo? L'amante di Bugliosi, perché attenzione, sua moglie non andava con l'attaio, ma Bugliosi aveva le amanti. Beh, cioè, tipico dei paranoici. Cioè, nel senso, essere convinti che gli altri facciano le stesse cose che fai tu, però peggio. Esatto, esatto. Comunque, l'amante, una delle amanti di Bugliosi resta incinta e Bugliosi gli dice, vai ad abortire. Giusto. Erano altri tempi, non era ancora legale l'aborto negli Stati Uniti, ok? E, però Bugliosi c'ha tutti i suoi contatti, quindi gli dà lui il numero di un dottore da chiamare. Dato che la stressa, ma questa donna era molto cattolica, non aveva intenzione di abortire, lei a un certo punto dice, va bene Vincent, non vediamoci più, però io ho abortito, stai tranquillo. Vincent cosa fa? Chiama il dottore gli dice, no, questa persona non è mai venuta ad abortire. Quindi lui va a casa della sua amante, incinta di lui, e la riempie di botte finché lei ha un aborto spontaneo. E questo, ragazzi, è stato pubblicato dai giornali, ok? Quindi non è una teoria complottista basata su niente, forse possiamo dirla della storia del lattaio, ma questo è uscito sui giornali. E io mi chiedo, come può una persona del genere essere pubblico ministero di questo processo? Quindi io c'ho qualcosa su Bugliosi, e poi ripeto, la teoria dell'Helter Skelter, seppur basata su testimonianze di cose che sono successe,
mancano dei pezzi di questo puzzle. No, ma allora la teoria dell'Helter Skelter ci può stare, cioè nel senso tutti gli adepti di Manson credevano nell'Helter Skelter, mm-hmm. ma Manson ci credeva davvero, era davvero convinto? Cioè a me sembra strana questa cosa qua. Io allora, di tutta questa storia qua, l'unica cosa che mi viene in mente è che Manson ha fatto proprio le cose, diciamo, tra virgolette, a cazzo di cane. Uh-huh. Nel senso che si inventava al momento cosa fare. Sì. No? E ovviamente in un regime di anarchia del genere, perché lui controllava tutto, ma in realtà poi quelli dentro, tipo appunto Tex, tipo Bruce Davis, tipo Clem, eccetera, potevano fare quello che volevano. A un certo punto hanno fatto quello che lui li aveva, cioè nel senso li aveva preparati a fare senza che però lui volesse che lo facessero veramente. Può darsi, perché cioè alla fine io ritengo sempre che la persona peggiore nella Manson Family fosse probabilmente Tex. Mm. Con la scusante della famosa overdose di bella donna che gli ha fottuto il cervello per sempre. Però comunque, caspita, sicuramente è quello che ha seccato più gente di tutti, Tex. Assolutamente. Che ha partecipato a più omicidi. Assolutamente. E tra l'altro, anche un'altra cosa. Sempre nel 69, prima che succedessero le stragi così, Dennis Wilson Jacobson avevano convinto Terry Melcher che si sarebbe potuto fare di promozione un documentario sulla famiglia. Sì. Ovviamente loro volevano puntare all'amore libero, anche al sesso, a quelle cose lì. Quando sono andati a parlarne con Manson, Manson ha detto no, dobbiamo parlare di stragi, omicidi e guerre, e guerre interrazziali, perché la vita è questa e bla 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 bla, la famiglia è questa. E non sono riusciti ad andare avanti col progetto proprio perché Manson voleva che si parlasse di morti, di guerre... E quindi, boh, non lo so, secondo me ha proprio, come ho detto nella puntata quella della Ulm, di Juliet Ulm, eccetera, c'era proprio la follia famiglia, la follia della A2 però estesa alla famiglia, perché ad esempio Tex, prima della bella donna, eccetera, c'è stato un periodo in cui lui diceva di essere Charles Manson. Era andato fuori di testa, diceva di essere Charles Manson, e Manson diceva di essere Gesù e Satana insieme. Ah, e... sì, perché poi quando è stato arrestato ha detto il suo nome, ha detto Charles Manson, anche conosciuto come Gesù. Sì, esatto. E quindi così, cioè, quindi il problema vero, cioè il problema, la cosa strana di tutta questa storia, che è anche la cosa che mi sta più sulle balle, che ok, hai trovato gli autori materiali, il problema è che non si sa il perché. Cioè io mi ricordo quando vedevo la prima volta le tre, l'Atkins, Krenwinkel e la Van Houten, che quando sono nel corridoio del tribunale, che arrivano cantando, cioè mi ricordo ero piccolo mi mandava fuori di testa, perché dicevo minchia, chissà cosa gli hanno fatto queste qua, in effetti. Esatto, cioè, sembrava una roba proprio dell'orrore, tipo grano rosso sangue, cioè figli... Bello, parlando di cose dell'orrore, secondo me la dinamica della Manson Family è descritta piuttosto bene, te ne stavo parlando prima, nella stagione 7 di American Horror Story, Cult. Sì. Secondo me li hanno ripreso bene, è un po' come sarebbe Manson nel 2016 che nel 69, però... tra le varie teorie esposte in Chaos di Tom O'Neill, c'è quella che Manson in realtà era una pedina di alcuni esperimenti della CIA. Nella prima puntata abbiamo buttato lì delle idee, abbiamo parlato di questo Roger Smith, che era una persona un po' particolare, che aveva legami con persone coinvolte in MK Ultra, che è il programma della CIA, per cui stavano cercando di trovare un modo sia di controllare la mente delle persone che di fargli avere dei vuoti di memoria. E poi anche c'è tutta anche gli esperimenti, si collega anche con gli esperimenti che ha subito Luna Bomber sul trovare metodi di interrogatorio. Insomma, la CIA stava facendo queste cose che sembrano uscite dalla testa di un complottista, ma sono successe veramente. Quindi
anche prima ho fatto riferimento al fatto che Manson ha passato gran parte della sua vita in prigione e in quel periodo la CIA stava facendo esperimenti di MKUltra su dei carcerati. Quindi io non lo so se Manson è stato uno di quelli, ma potrebbe. Dopo che è stato rilasciato nel 66, tutte le volte che è stato arrestato, tranne l'ultima definitiva, è sempre subito uscito di prigione, come se qualcuno lo volesse fuori. Poi abbiamo anche fatto riferimento al fatto che lui non aveva soldi, ma aveva sempre tutto questo LSD, e sappiamo che il programma MKUltra utilizzava l'LSD, quindi può darsi che fosse rifornito da qualcuno del governo. So che queste sembrano cose da persona con lo scolapasta in testa, e sono solo teorie, però qualcosa c'è. Altra teoria che si collega a... dico anche un'altra cosa sulla CIA. Allora, vai. Questa qui è la teoria che dice l'autore lì di Chaos. È una delle teorie che espone, lui in realtà pubblica semplicemente le sue ricerche e lui stesso dice queste teorie sono in contrasto tra loro ed è molto frustrante. Quello che sappiamo è che non sappiamo tutto. Esatto. Ora c'è un altro autore che ha scritto, che è Ed Sanders, che ha scritto La famiglia, non so se si riesce a vedere. Sì, comunque, è un po' sfocato, ma si vede. Ok. E praticamente Ed Sanders è... si vede perché io e Marco ci vediamo mentre facciamo questo podcast. Sì. Giustamente la gente non ci vede, quindi tu mostri la copertina, ci vedono quattro gatti su YouTube. Scusa, è vero. La maggior parte dei nostri ascoltatori non sa che cosa stai mostrando. No, è vero, è vero. Ok, scusate, stavo mostrando il libro di Ed Sanders che si chiama La famiglia, che pare il libro più completo su Manson e la famiglia. Ok. E in effetti, cioè nel senso, è abbastanza approfondito, no? E praticamente, appunto, parlavamo prima di questi video, no? Pare che ce ne siano altri in cui ci sia la famiglia che faccia dei riti particolari, tipo uccisioni di animali, bere il sangue di cani, di gatti, una finta crocifissione e forse anche degli omicidi. Ok, qualcuno ha visto questi video. Il fatto è che sia i video trovati, quelli porno, diciamo, trovati a casa dei Polanski, sia questi qua della famiglia a un certo punto sono spariti, o meglio, qualcuno li ha e li vende a un caro prezzo. Ed Sanders ha provato a visionarli, è riuscito ad entrare in contatto con qualcuno, ha provato a visionarli, non ci è riuscito, e costavano tipo 250.000 dollari, che per i tempi sono cifre altissime. Se non che a un certo punto un certo Oswald LeWinter, un milionario di New York, che diceva di avere 30 milioni di dollari solo, cioè nel senso in contanti in banca, voleva questi video. No? E anche lui non è riuscito, si era messo in contatto con Ed Sanders, eccetera, non era riuscito a comprarli. Ed Sanders, che comunque poi ha fatto, ha esteso il libro fino al 2002, diciamo, dice che questo Oswald LeWinter è venuto fuori che era un ex agente della CIA. Eh sì. E infatti a un certo punto dice bisogna capire cosa c'entri la CIA con Manson perché voglia questi video. Quindi è possibile, anche perché ora questi ragazzi che erano dalla parte di Manson, ma soprattutto i primi come Squeaky, che è Lynette Fromm, come Sandra Good... e Susan Atkins in realtà a un certo punto l'ha mandato a cagare, sì. Però le prime che sono appunto, vabbè, Mary Brunner, Squeaky e Sandra Good, eccetera, Sandra Good e Squeaky gli sono rimaste fedeli fino alla fine. Negli anni 90 Sandra Good gli teneva il sito e andava ai talk show, tra l'altro, ragazzi, se volete su YouTube ne trovate un sacco, e dove lei difende Manson a spada tratta e ogni tanto dice anche delle cose sensate, seppur crudeli. Nel senso che lei, una delle cose che dice più spesso è sì, noi siamo tutti toccati dalla morte di Sharon Tate perché lei era bella ed era famosa, ma non pensiamo a quanta morte c'è nel mondo. È una cosa che tu non puoi dire in faccia alla sorella di Sharon Tate, no, ok? Certo. Perché è estremamente crudele. Ma se la guardiamo da un punto di vista più cinico, è vero. E quindi sono molto,
cioè non lo so, io le trovo interessanti, lei è una pazza, cioè lei fa paura. Sì, 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 sì. E no, ma grazie a Sandra Good, praticamente Manson negli anni 90 guadagnava qualcosa come $250,000 l'anno, nonostante fosse in galera, perché lui faceva disegni, faceva origami, sì. Firmava foto, eccetera. Quando Sandra Good lo andava a trovare in carcere, lei glieli passava, lei li metteva sul sito e li vendeva a caro prezzo. Sì. E tra l'altro il sistema giudiziario della California permette ai detenuti, è vero che non puoi fare soldi, però puoi avere un conto corrente in cui la famiglia può versarti dei soldi in caso ne avessi bisogno e cose del genere. E ovviamente lei glieli versava su questo conto corrente. Certo. Ok. E Squeaky From addirittura nell'87 è evasa dal carcere per andare a trovare Manson, perché pare che lui avesse un tumore, lei voleva stargli vicino, siccome lei era in carcere, evasa dal carcere, l'hanno trovata tipo a 3 km perché se l'ha persa. Beh, aspetta, però dobbiamo dire perché Squeaky From era in carcere, infatti, perché sì. Se abbiamo notato fino adesso lei non era stata arrestata, no. Al contrario di altri, infatti esatto. Non verrà arrestata per queste cose, no. Verrà arrestata per altre, però per chiudere il discorso sulle teorie cospirazioniste... E sì. sul coinvolgimento della CIA c'è anche un discorso molto più terra terra, che però ha un senso. Cioè, il governo era interessato a rovinare l'immagine pubblica degli hippie, perché gli hippie erano contro il governo, perché erano contro la guerra in Vietnam ed erano contro tutte queste cose, e venivano visti dalla generazione precedente come dei perdigiorno, come delle persone inutili, ma mai come delle persone cattive. E quindi associare gli hippie alla Manson Family ti fa associare gli hippie a dei crudeli assassini, e quindi ha rovinato un po' quella cosa lì. Ma infatti dagli anni 70 in poi la cultura hippie è completamente scomparsa, non è stato più possibile, sono proprio uscite leggi in cui non potevano più esserci comuni, non potevano più esserci quei tipi di assembramenti, diciamo, continuativi di giovani, che per il governo sono un pericolo, perché comunque è un pensiero che va contro il pensiero principale, quindi esatto. Insomma, Manson noi non lo sappiamo, non lo sapremo mai, ma è molto probabile che sia stata una pedina in mano a qualcuno e non sia stato proprio lui il vero puppet master di tutto questo. Sì, no, anche secondo me non poteva essere, cioè nel senso... Più che altro perché aveva queste cose qua che erano proprio estemporanee. Cioè, nel senso, non puoi promettere, vi porto tutti sulla luna, a meno che non sei Elon Musk, cioè voglio dire, tu sì, però Manson no, non lo era. Sì, ma lui proprio... magari sulla luna, no? Li portava nella città incantata in fondo al pozzo senza fondo che sta nel deserto, cioè quindi... E vabbè. E niente, e quindi finiamo velocemente il processo, che Manson ovviamente passa a litigare col giudice, lo minaccia più volte, minacce giornalisti che scrivono male di lui. A un certo punto passa di lì dalla California, da Los Angeles, un certo Nixon, presidente degli Stati Uniti, e si accorge che non se lo sta cagando nessuno. Allora, perché tutti parlano ovviamente del processo Manson, siamo ancora nel 70, sì. E Nixon dice che secondo lui Manson è colpevole. Mm-mm. Esce su tutti i giornali. Ora, il processo è durato 9 mesi, la giuria è rimasta in segregazione per 9 mesi e non ne poteva più. Tutte le volte che uscivano notizie sul giornale, il giudice, per evitare che loro guardassero, cioè leggessero i giornali, gli faceva oscurare i finestrini dell'autobus che li portava in albergo. Loro non potevano così. E praticamente esce sul giornale, appunto, Nixon accusa Manson. E Manson cosa fa? Visto che la giuria non poteva leggere i giornali, Manson fa leggere alla giuria il giornale che dice quella roba lì. Lo fa di nascosto, cioè non si è capito com'è successo, ma lui è riuscito a prendere il giornale di uno dei suoi avvocati e a tirarlo alla giuria mentre il giudice era distratto, o farglielo leggere tipo mostrandoglielo. Così, intanto Bruce Davis, che era tornato in Inghilterra, sparisce nel nulla. Pare ci fosse un piano della famiglia per far evadere Manson, che doveva passare attraverso le fogne di Los Angeles. Mamma mia.
Bruce Davis rimane lì nelle fogne nascosto per qualche mese, per un bel po' di mesi, finché praticamente il novembre del 71 l'avvocato di della Van Houten, Ron Hughes, muore misteriosamente. Cioè, nel senso, lui durante una pausa del processo va tipo a fare un weekend fuori, viene travolto durante una tempesta da un fiume. Muore, lo trovano tipo qualche settimana dopo, così. E quindi la Van Houten deve cambiare avvocato. In realtà sarebbe dovuta essere sospesa, cioè estrapolata dal processo e subire un altro processo. Cosa che il giudice invece non permette, le danno un altro avvocato d'ufficio che non era preparato, eccetera. E dopo la morte di questo Ron Hughes, Manson dice a Bruce Davis di costituirsi. E lui si costituisce, finisce anche lui ovviamente insieme a Clem in galera per l'omicidio di Shorty Shee, e poi diventa un newborn, un Christian newborn. Sì, un born again Christian. Ok, un born again Christian. Insieme, lo stessa cosa che farà Tex, diventeranno due predicatori. Tex lo farà a un livello superiore. Sì, però sì, anche... dopo volevo parlarne, anche se è già la puntata più lunga di sempre, però sì, di Tex. Sì, magari così. E niente, quindi il 25 gennaio del 1971 vengono condannati tutti quanti alla pena di morte, la camera gas, perché alla fine Bugliosi riesce a convincere... Anche se la giuria ci mette un po' a deliberare. Beh, ma io continuo a sostenere che ora Manson era sicuramente una persona che magari non bisognava lasciare in giro. Però, cioè, condannare alla pena di morte con questa motivazione qua, dicendo che ha ordinato alle persone di aver scatenato una guerra razziale, non lo so, io avrei dato la colpa agli esecutori della cosa. Sì. Lui comunque non ha ammazzato nessuno... E questa storiella che mi racconti non regge. Quindi... infatti bisogna anche capire poi, perché questo accanimento con Manson. Non abbiamo chiuso la cosa del titolo di giornale con Nixon che dice colpevole. Sì. Cioè giustamente sarebbe dovuto esserci un mistrial a quel punto, perché tu non puoi influenzare la giuria, cioè il presidente non può influenzare la giuria dicendo un verdetto che non è ancora stato dato. Però sono riusciti comunque a... Ma infatti una delle istanze che aveva fatto Manson era di far trasferire il processo a qualche altra parte. Ma non aveva neanche torto in quel caso. Cioè, no. È inscusabile che il presidente abbia detto questa cosa, secondo il sistema giudiziario degli Stati Uniti, no? Certo. Quindi, vabbè. E comunque, ormai Manson è in galera... nel senso condannato alla camera gas, perché in California c'era la camera gas, e che poi appunto parlandone così viene fuori che lui a me sembra più un capro espiatorio, nel senso che ok, vabbè, nel senso che simbolo. In realtà l'abbiamo detto, sì, certo, sì. Un simbolo assolutamente, e poi l'abbiamo detto, ci mancano dei pezzi di questo puzzle. E ora io e Marco abbiamo fatto tutta l'estate a studiare Manson, sì. E vi abbiamo probabilmente dato le due puntate più confuse di sempre, perché sì, sì. È successo il contrario che succede con gli altri casi, cioè negli altri casi noi cerchiamo più cose da dire perché si trova magari poco, sì. E invece in questo caso si trova troppo e più studi qualcosa e più vengono fuori altre cose. Esatto. E l'unica certezza è che non abbiamo certezze, ormai la maggior parte dei protagonisti di questa storia sono morti, non tutti chiaramente, no, però. Certo, e quelli vivi comunque raccontano una loro verità. Esatto. E quindi ragazzi, comunque chiudiamo, tiriamo sì, le sì, perché fila. Poi appunto, come diceva Clara prima, a un certo punto Manson, per difendersi in galera, si allea con la fratellanza ariana, che è l'unica che non lo pesta e non lo violenta. E cosa succede? Che questa cosa metterà la parola fine alla famiglia, nel senso che lui si allea con questo Kenneth Como, sì. Che evaderà dal carcere dove era rinchiuso insieme a Manson, dividerà in due la famiglia, si porterà dalla sua parte anche Mary Brunner, sì. La prima adepta di Manson, e nel 71, il 21 agosto del 71, tenteranno di fare una rapina in un'armeria per portarsi via 143 fucili, perché la loro cosa, il loro piano era, come si dice,
dirottiamo un Boeing e uccidiamo un passeggero per ogni ora che Manson non viene rilasciato. Ok. Questo era un... perché loro fanno sempre dei grandi piani comunque. Sì, 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 ma poi roba fattibile, roba fattibile. E praticamente niente, arriva la polizia, c'è subito lì fuori dall'armeria una sparatoria in cui Mary Brunner e Catherine Gypsy Cher, che sarebbe Gypsy Cher, che si era sposata intanto con Kenneth Como, sì, e rimangono gravemente ferite e vabbè, quindi tutto sfuma, Kenneth Como viene riarrestato e riportato in galera. E nel 72, a febbraio del 72, il 18 febbraio del 72, viene destituita la pena di morte in California per un periodo che sarà favorevole anche a Ed Kemper, e quindi tutte le condanne alla pena di morte saranno trasformate in condanne, come si dice, a vita. Sì, life in prison, che tra l'altro però in California, life in prison doveva esserci la possibilità di uscire libertà vigilata, prendere l'udienza per la parole dopo 7 anni. In realtà sì, non a tutti viene concessa in automatico dopo 7 anni, certo, però puoi iniziare a richiederla. E quindi i membri della family faranno un botto di richieste di parole. Sì, e ci sarà l'altro procuratore distrettuale che mi ero segnato, che è Aaron Stovitz, che poi ci sarà un altro che praticamente si andrà a tutte le udienze delle ragazze per Eddie Manson, per la libertà sulla parola, riproponendo gli omicidi, facendo vedere le foto della strage di Tate e della Bianca, e lui si impegnerà proprio con tutto se stesso per non farli rilasciare mai. Anche la sorella di Sharon Tate credo che anche facesse la madre la stessa cosa, sì, che andavano a tutte, sì, a sì, tutte le udienze per non farli uscire, riuscendoci, sì, tra l'altro. Sì, sì, riuscendoci, anche perché la Van Houten, che comunque ha partecipato solo all'omicidio di Rosemary, cioè fisicamente all'omicidio di Rosemary la Bianca, praticamente gli hanno dovuto rifare il processo per quella cosa lì dell'avvocato morto. E sì, ovviamente l'hanno condannata ancora, l'hanno condannata, sì, ancora. E lei è quella che si è riabilitata più in fretta e meglio di tutte le altre. Mm-hmm. Però non l'hanno mai voluta far uscire. Esatto. È ancora dentro. È ancora dentro, la è ancora Van Houten, dentro. Perché è ancora viva insieme alla, sì, Krenwinkel. Krenwinkel, esatto. Che la Krenwinkel ha il primato di donna imprigionata da più anni in California. Sì. Perché per questa cosa che hai detto tu, del, sì, fatto che hanno dovuto rifare il processo, sì, alla Van Houten, perché altrimenti sarebbero dentro dallo stesso tempo, invece la Van Houten c'ha qualche giorno in meno, mm-hmm, rispetto alla Krenwinkel, e Patricia Krenwinkel ha la prossima udienza nel 2022, sì, e sì, dato che è una, anche lei è una detenuta modello e è bravissima ad addestrare i cani in carcere, perché nelle carceri c'è questo, cioè, sì, questa, sì, cosa che fanno addestrare i cani per i disabili, stavolta potrebbe anche uscire 2022, però... finora non li hanno mai fatti uscire, eh? No, no, infatti, quindi... tentano di tenerli dentro. E invece Susan Atkins è morta in carcere nel, sì, 2009 di tumore al cervello. E però tra attenzione, prima di, scusa, prima di, no, 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 di morire ha avuto, cioè in realtà tutti loro hanno avuto un sacco di robe in galera, tipo la Atkins nell'85 ha conosciuto un ragazzo, sì, che le ha scritto, perché ovviamente ricevevano un botto di posta. Charlie era quello che riceveva più lettere, chiaramente, ma anche gli altri. E praticamente questo ragazzo di 22 anni, quando lei ne aveva 37, le scrive, la va a trovare, alla fine dell'87 si sposano, e la famiglia di lui, che si chiama James Whitehouse, dice che Susan è stata un'ottima influenza su James. Chia, no, con allora, chi cazzo usciva prima sto ragazzo? Sì, sì, beh. No, allora io credo che comunque queste ragazze si siano un minimo riabilitate, anche perché hanno passato, quando è stata tolta la pena di morte, hanno passato un lungo periodo in isolamento, solo loro tre. Sì, però boh, la Atkins mi è sempre sembrata molto più falsa delle altre nelle interviste. E poi la Atkins ha anche scritto un fantastico libro dove lei è una povera vittima di tutto, mentre, eh beh, certo, invece dopo Tex era forse uno dei membri più feroci. È l'unica che sbaglio... ha partecipato tutti e tre gli omicidi. Esatto, e lei ha avuto il coraggio di scrivere un libro che si chiama Child of Satan, Child of God. Ah sì, è vero. Figlia di Satana, figlia di Dio, e poi ne ha scritto anche un altro, se non sbaglio.
E credo che questo libro sia uscito prima della legge di Son of Sam che ti impedisce di guadagnare soldi, quindi si è pure fatta dei soldi con questo libro. Ascolta, però non abbiamo parlato di Squeaky, che tu prima hai citato. Prima ho citato, perché praticamente Squeaky e Sandra Good hanno sempre fatto comunella, sono quelle che sono sempre state più vicine in assoluto a Manson. E anzi Squeaky addirittura è riuscita a recuperare delle registrazioni e insieme a Phil Kaufman, il compagno di cella che dicevi tu all'inizio dell'altra puntata, nel 70 riesce a produrre l'AI, il primo disco di Charles Manson, che non vende niente. Philip Kaufman ci perde un botto di soldi. Sì, perché se non sbaglio Kaufman produce 2000 copie per iniziare, ma nessun negozio le vuole distribuire, quindi le devono vendere tipo porta a porta, e ne vendono 300. Sì. E Manson era convinto che Kaufman avesse detto una bugia per intascarsi i soldi, e quindi Squeaky e Sandra Good continuavano a fargli stalking a sto Kaufman finché lui gli ha detto levatevi dal cazzo, tenetevi tutte le copie rimaste, e loro le vendevano fuori dal tribunale. Sì, sì, perché appunto, tra l'altro, appunto Squeaky ha scritto lettere a tutti, a giornalisti, cioè veramente ha fatto da PR per Manson, sacrificando, cioè tra virgolette, se stessa, perché a un certo punto poteva anche, lei tra l'altro aveva detto che sarebbe rimasta fuori dal tribunale fino alla morte, finché non sarebbe uscito Charlie, poi cosa che non ha fatto, aveva anche minacciato di darsi fuoco. E nel 1975 a Sacramento lei esce di casa vestita di rosso, con questo cappello rosso tipo folletto, e praticamente c'è questo corteo col presidente Ford. Squeaky si ritrova faccia a faccia col presidente Ford e lei gli punta una pistola in faccia, una 9 mm. Spara, almeno pare che abbia sparato, ma non sì, è partito. Sì, preme il grilletto, sì sì. Esatto, preme il grilletto, ma pare che non sia partito il colpo. E lei era proprio a pochi centimetri. Ovviamente lì l'arrestano, le danno anche a lei il carcere a vita, il processo, le danno il carcere a vita. E appunto, come dicevo, nell'87... scavalca le recinzioni del carcere per correre al suo Charlie, perché Charlie era tanto malato, però non riuscirà ad andare. Non riuscirà. Lei sostiene che la pistola non si sia inceppata, ma che non aveva i proiettili, perché quella era solo una dimostrazione, perché praticamente lei ce l'aveva col presidente Ford per la sua politica antiecologista. Perché una cosa di cui non abbiamo avuto il tempo di parlare è che la family era anche molto fissata con l'ecologia, al punto che Charlie a un certo punto fonda ATWA, ATWA, che non ho capito esattamente che cos'è, ma è un'associazione ecologica, e il Sistema of a Down hanno fatto una canzone che si chiama così, dedicata a lui. E Manson chiedeva donazioni all'ATWA, e ad un certo punto chiede una donazione a Marilyn Manson. Nel 2012 scrive una lettera, Marilyn Manson non ha mai commentato al riguardo, quindi non sappiamo se questa lettera sia effettivamente arrivata a lui, e se è arrivata a lui perché non ha risposto, visto che lui colleziona cose di Charles Manson, non ha tanto senso. Sì. Comunque questa lettera delirante la trovate online, dove lui dice: ah, finalmente posso toccare Marlon Manson, quindi neanche Marilyn, Marlon Manson, e poi gli chiede: per favore fai una donazione alla mia associazione. E poi scrive un sacco di roba delirante. Ci ho fatto un video di TikTok sulla lettera, se volete recuperarlo. E niente, no, scusa, sono andata fuori. No, niente. E sì, no, perché in realtà la pistola era carica. Tra l'altro, una cosa che facevano sempre allo Span Ranch era esercitarsi con le armi. E tra l'altro c'è un documentario che trovate anche su YouTube sulla famiglia, fatto nel 70, dove proprio la prima immagine si apre con Squeaky con un fucile in mano. Sì. Così. Pare che la pistola avesse i proiettili, ma Squeaky non abbia scarrellato, quindi non abbia fatto salire la pistola, cioè il primo colpo in canna. E quindi abbia sparato con la canna vuota. Sì, infatti, lei sostiene che l'ha fatta apposta, poi in realtà probabilmente, chi lo sa, chi lo sicuramente sa.
era una fuori di testa. Visto che stiamo parlando di tutti loro, farei velocemente una roba su Watson, poi finiamo con Manson e poi ci salutiamo. Se vi va bene. Ragazzi, quelli che ci chiedono puntate lunghe, adesso non lamentatevi che questa è troppo lunga, perché ce l'avete continuato a chiedere. Esatto. Allora, due cose su Tex Watson. Sì. Tex viene processato dopo rispetto agli altri, anche lui viene condannato a morte, anche lui poi dopo la condanna viene tradotta in life in prison. E nel 90 ha la prima udienza per uscire per la libertà vigilata. E sapete chi ha testimoniato a suo favore? La figlia di Rosemary la Bianca. Addirittura. Io quando ho saputo sta cosa ho detto, minchia, ma la dovevi odiare proprio tanto tua madre. Come ti viene in mente? E lei nella testimonianza c'è il video, non ricordo se l'ho recuperato su YouTube o in qualche documentario. Comunque lei testimonia, dice: trovo che 21 anni di prigione siano sufficienti per il reato che ha fatto. E dice: è un uomo diverso, è cambiato. Perché Tex in effetti finge di essere cambiato. Lui, mentre è dentro, anche lui, born again Christian, lui fonda una chiesa che si chiama Abounding Love Ministry, quindi il ministero dell'amore abbondante. E usa i proventi di questa chiesa per scopi personali, nel senso che lo usa per mantenere la sua famiglia, perché lui mentre è dentro si sposa e grazie alle visite coniugali fa ben 4 figli. E sua moglie non ha mai lavorato un giorno, lui guadagnava i soldi tramite le donazioni a questa chiesa che aveva fondato mentre era in galera, e poi scrive anche 2 libri da cui riesce a guadagnare, forse perché non parlano direttamente degli omicidi. Possibile. E questi 2 libri sono Will You Die For Me, quindi Moriresti per me, non vi so dire di cosa parla, ma dal titolo secondo me questo di Manson parla. Però non lo so, perché non ho avuto il tempo di procurarmi anche i libri di Tex Watson. E poi Forgiven, no? Perdonato. E niente, Tex, solamente che poi alcuni suoi compagni di carcere sostengono che la sua sia tutta una messa in scena, perché lui addirittura ha parlato a loro che nella vita l'importante è sapersi atteggiare, quando ti serve devi atteggiarti da cattivo ragazzo e quando ti serve da bravo ragazzo. Quindi, Tex, infatti Tex è uno, cioè nel senso, una delle teorie è il fatto che abbia organizzato tutto Tex e Manson l'abbia, diciamo, avvallato un po' senza saperlo, un po' per non perdere il potere. Questa teoria piace molto, perché Tex proprio lo trovo una delle peggiori persone coinvolte in questo caso, che è pieno di gente terribile. Sì, e infatti, ad esempio, in Mindhunter la motivazione è questa, e anche nell'ultimo film di Tarantino, che c'era una volta Hollywood, Tex sembra quello che c'è dietro, perché qua... Allora, Manson si vede una volta sola, che tra l'altro anche in modo giusto, perché arriva col camioncino del panettiere, che era di Danny De Carlo, che poi c'è stata una litigata per questo camioncino del panettiere, come se fosse la Ferrari rossa. Comunque, invece Tex è molto presente. Le ragazze, quando dicono: ah, Charlie piaceresti, però se c'è un problema chiamano Tex. Sì. Chiamano subito Tex. E quando sono fuori dalla villa... Tex dice: ah, Charlie mi ha detto, ma voi pensate che vi stia mentendo? Tu pensi che io ti stia mentendo? Cioè, nel senso, per Tarantino, anche per Tarantino, il problema era Tex Watson. Sì, e tra l'altro Tarantino, chiaramente, per fare quel film si è documentato un botto. Anche lui ha letto Chaos di Tom O'Neill. E se volete c'è una puntata del Joe Rogan Podcast dove Joe Rogan intervista Tarantino e parlano un sacco di Once Upon a Time in Hollywood, parlano un sacco di Manson. Quindi se volete sapere le opinioni di Tarantino, consiglio di ascoltare quello. Che dire, Marco? Abbiamo detto più o meno tutto tranne quello che succede a Manson dopo che è in galera. Sì, praticamente... Spariamo fuori anche quello e poi chiudiamo la nostra puntata record. Sì, mamma mia, sì. Sì, praticamente Manson in galera, praticamente... Allora, lui è un detenuto VIP, quindi gli permettono un po' di cose, tra cui tenere una radio per le registrazioni, tra cui tenere le chitarre, che lui puntualmente si incazza e spacca.
Beh, come fanno tutte le rockstar. Come fanno tutte le rockstar. E poi diciamolo, Manson poi se l'è un po' goduta questa fama, perché alla fine la sua vita era rovinata, dai. Cioè... Certo. E quindi ha detto, oh, ragazzi, quello che ho adesso è la fama. Infatti nel documentario invece di Rob Zombie, lui dice di essere la persona più famosa mai esistita sulla faccia della terra. E infatti se il suo obiettivo più che diventare un cantante rock era diventare famoso. Nel senso, e lui è diventato. Lui voleva diventare famoso attraverso la musica. Però se fosse diventato famoso attraverso qualcos'altro non gli avrebbe fatto schifo. C'è riuscito. E praticamente era abbastanza pagato della fama che poi va bene, non si poteva godere fino in fondo. Beh, però, no, però nelle interviste a Manson si vede che lui proprio si diverte con la sua cosa di fare il pazzo, perché lo vedi che lo fa apposta. Sì, ecco, una cosa che ad esempio io non vorrei fare con Manson, cioè non avrei mai voluto fare con Manson una discussione, perché secondo me è uno di quelli perniciosi che ti intorta finché alla fine non gli dici sì, va bene, dai, hai ragione. Sì, perché tu. Proprio ti tira scemo. Ti tira scemo, cioè lui dice tutto il contrario di tutto nella stessa frase. È uno infatti di quelli guarda che... la cosa che mi fa arrabbiare è che lui dice sempre che la storia di Helter Skelter di Bugliosi è una favoletta, sì. E io fin qua ti dico sì, è una favoletta, però poi non ci dà la sua versione definitiva. E infatti cazzo. il problema è che non ci dà la sua versione definitiva, non ce la può più dare, perché il 19 novembre del 2017 Manson è morto. Non prima di essersi fidanzato, però. Non prima di essersi fidanzato con Afton Elani Burton. Sì, che era una ragazza molto, molto, molto giovane. Io sostengo con la faccia da pazza. Ma lui ha lasciato lei perché ha scoperto che lei voleva utilizzare il suo cadavere poi per esporlo in qualche museo del crimine o cose del genere. Quindi lei l'ha lasciato. Però Manson in un museo del crimine ci è finito. Sì. Perché le sue ceneri sono state usate, così si dice, sono state usate da un artista che le ha mescolate al suo sangue e ha fatto un ritratto di Manson col sangue. Mm. E poi dopo mettiamo l'immagine di questo dipinto, che tutti quelli che lo vanno a vedere in questo museo del crimine, che ora non mi sono segnata, scusatemi, ve lo scriviamo da qualche parte. Dicono che ha un'energia inquietante, forse è perché stai guardando un quadro fatto col sangue, cioè non è che sono le ceneri di Manson mescolate. E invece pare che altre ceneri di quante cazzo di ceneri di Manson ci sono, non lo so, siano finite ad un tizio che se le è fatte tatuare mescolandole all'inchiostro del tatuaggio. Perfetto. E mi sembra la cosa migliore, cioè. Quindi boh, ci sono un sacco di ceneri di mezzo che non si sa bene di chi siano, anche perché gli eredi, da quello che so io, stanno ancora litigando per i diritti sull'immagine certo. E sulla musica di Manson, perché ha vari eredi, questi figli che forse sono suoi figli. Sì, perché nel 2009 ne è venuto fuori un altro, un certo Matthew Roberts, che diceva di essere figlio di una certa Terry che aveva fatto sesso in un'orgia con Manson, e quindi lui era nato nel 67, quindi lui era nato, gli ha scritto, Manson gli ha risposto, ma praticamente Matthew ha detto che gli rispondeva cose deliranti, si firmava sempre con la svastica. E la cosa mi fa morire da ridere, perché è giusto, cioè nel senso è giusto che ti tratti così. Sì. Sì, cioè... E niente, comunque appunto Manson muore nel 2017, no? A 83 anni, e a quanto pare è stato cremato, perché poi queste ceneri sono ovunque nel mondo, chissà chi ce le ha veramente. Sì, esatto, sì, poi è diventato un'icona, è tuttora un'icona, quando dici Charles Manson pensi al male assoluto e quelle cose lì. E io penso a Enrico Veronica quando vedo ciò. Non lo so, perché scusa Harry, ti voglio tanto bene, però ti associo in qualche modo. Prendilo come un complimento. Sì. Ok, no, Marco è sconvolto da questa cosa. Non è che sono sconvolto, perché ho visto il tempo di registrazione di sta roba qua. Sì ragazzi, scusate, forse avremmo dovuto strutturarlo in tre puntate, pensavamo di aver bisogno di meno tempo. La cosa frustrante è che non siamo riusciti comunque a dire tutto. No, perché ci sono un sacco di omicidi risolti rimasti indietro, un sacco di cose che comunque abbiamo omesso per andare veloci, perché sennò veramente veniva fuori una roba. Noi abbiamo detto il più possibile. Ora,
Io tutte le cose che ho visto su Manson parlano solo degli omicidi Tate e la Bianca, noi li abbiamo praticamente solo sfiorati. Sì, perché se volete approfondire sugli omicidi e basta, magari trovate un sacco di altri documentari, però abbiamo cercato di parlarvi di cose di cui si parla meno. Io spero che abbiate apprezzato questo sforzo titanico che è stato per noi, perché io quando ho iniziato a studiare Manson non immaginavo che sarebbe stato wow così tanto. No, infatti. Però dai, torniamo settimana prossima con una puntata normale, non è una capsula, ma non è una roba, una maratona infinita come questa di Manson. E basta, seguiteci sui social, no, è inutile che ve elenchiamo tutti che è già lunga qua. Sono comunque in descrizione, tutti i social sono sempre in descrizione, quindi... Comunque cercate Crime & Comedy e ci trovate. Esatto, e potete commentare ovunque ci troviate. Quindi anche per questa settimana vi ringraziamo come sempre... Clara Campi, che appunto domani diventa maggiorenne, quindi auguri Clara. È vero, il mio compleanno, quindi ragazzi, come regalo condividete questi video di Crime & Comedy. Se non volete condividere questo perché è troppo lungo, condividetene un altro, ma come mio regalo di compleanno condividete Crime & Comedy, perché stiamo cercando di crescere per portarvi delle puntate sempre migliori. Sì, e anche tante novità. E poi con ovviamente il presentatore di questa puntata, Marco Champier. Ciao a tutti, grazie di averci ascoltato e dai, vabbè, ci sentiamo alla prossima. Settimana prossima, ciao! Ciao!